bacchetta pulita. Ah, ok. Holy shit, ma è pulitissimo. Tutto le schere, oh, che si slitta. Io non so tanto per il gioco di Marte, raga, ma questo è veramente un giocone. Per tutti i Forza Horizon sono veramente troppo fini. Anche solo per lì, è troppo bello. È andato ghiacciato le sfere. Inizia tantissimo, tra l'altro. Stagione, schierare prima che... Ah, fammi vedere tutte le stagioni già subito. Tutto non molto. Porrelli anche, ok. Motocross? No, non credo c'è. No, vabbè, raga. No, vabbè. È troppo bella sta grafica. È troppo pulita. No, vabbè, non ci credo. Ma guarda, non ce l'ha più guidato. Non so guidare, aiuto. Anche lì sta, minori. Bello che nonostante il gioco sia in italiano c'è il doppiaggio in inglese, certo. Il gioco in inglese, certo. Il gioco in italiano, ma... gli altri in inglese. Raga, è difficilissimo tenere la macchina, cioè io non sono capace di andare con i giochi di macchine, ma è davvero difficile, è dura sempre. Beh, è difficile tenerci la mano. Poi segnale che pulizia sta grafica. Hey Blue, thread the needle with me. No,
set of hands up to the man. And the other son of the man, they don't want to. Looks like I'm the only one left. Ooh, little bump. Ah, tra l'altro, era una gara questa con questo. Ah, l'ho passato da me. Raga, guardate i cazzo di colori! Magari non rende troppo su YouTube qui, però... Porca troia, oh! Non ci arrivo manco a tenere la macchina. In Gran Bretagna. No, si possono fare anche le femmine, cioè, ok, campione, hai vinto, cioè, hai già vinto il gioco. Io faccio sempre il personaggio femmina, quindi, per cambiare personaggio in qualunque momento, o non puoi cambiare, non lo so, non ho detto. Hey, nice to meet you. I'm Kira, director molto of the festival. Looks like you've made a good impression with our personaggio. This one might have a real chance of taking a spot on the roster. Rebecca's one of our former champions. She's giving me a hand running the Horizon Road Racing Series. Excited? I remember my first day at Horizon. It's all pretty surreal, huh? Ah, c'è sotto la traduzione. I'll leave you two to get set up for the first race. Good luck. Right then, let's get you behind the wheel. Which one will it be? La Focus RS, Audi TTS Coupé. Non do charger per te. Signori, l'Audi è l'Audi. Exactly my choice as well. We'll talk all about why later. Right now we need to get you racing. Non sono tre, cioè sono tre macchine abbastanza ambigue, eh. L'Audi di sicuro non la più bella. Veniva per salire a bordo. All right, let's get you set up with a personalized number plate. Le schere, come on, raga. Be creative. Vai. Tocca fa... What the fuck? Ah, ok. No, porca troia. Non ci arrivo a abbassarmi, andare giù di lettera con questo muro. Okay. È difficilissimo andare giù di lettera con il tastierino. Infatti lo sto saltando tutto, sto saltando. Faccio così, finché lo trovo faccio prima. Che... Cosa sono quelle cose lì?
due di questi. I expect you want to get a feel for your new car. So I've signed you up to some events to get you started. See you there. Esibizione. Ok, quindi funziona come forza orario. Io non ho giocato il 3. Però... posso vedere gli interni. In 200 meters, you will arrive at your destination. Arrived at your destination. Queste animazioni, welcome to the Horizon Road Racing Series. Perform here and you'll be invited to more events. Perform there, and someday, who knows? I might even find space for you on the roster. Ok, quindi funziona come gli altri. Ah, ci sono anche gli amici vicini, ok? Cioè che reggono gli amici, ok? Sai, i fantasmi, non c'è gli altri, il nome degli amici. Ok, è la A che fa... è la A che tira il peso, eh? Il capo di Squared, velocissimo il capo di Squared, il capiccio. Oh mio Dio, Ok, la stabilità è abbastanza ambigua. Vabbè, ma il gabbista c'ha una macchina, poi è un cazzo. Io non sono molto simulativo nei giochi di gara, per vedere c'è niente. Gara pulita, guida pulita. No, è spettacolare comunque, eh? È veramente bello. È un'ambientazione spettacolare. Bellissimo, si può spaccare tutti i muretti. E before life, ma... qualificati per l'autunno Horizon, che vuol dire? Cross country. Ed accelerazione. Capi di festiario per il tuo personaggio. Trova e ripara il primo gioiello dimenticato. Quindi ci sono macchine in giro, ok. 15 gioielli. 40 capitoli della storia Horizon. Sfide settimanali. Acquista un castello, interessante. Completa il trial, completa la tua prima avventura di squadra. Non so cosa siano ste cose, tutt'uno è super ruota da fortuna. Ah, ok, quindi ruota da fortuna come Yacht Horizon. Questa è la prima auto dell'autosalone.
Vinci una gara al colosso, al guanto di sfida, al titano o alla maratona? Ok, guida su ogni strada della Gran Bretagna, questa qua. Ok. Applica tutte le maestrie auto possibili a un'auto. 50 maestrie, raggiungi livello 20. Raggiungi lo status di superstar, arriva al livello 200. Porca troia. Esibizione, raggiungi 415 km/h presso un rilevatore di velocità nella Bugatti Veyron Supersport. Vinci una gara a bordo, completo una gara su Monster. Allora, io vorrei entrare. Vabbè, niente, dopo lo vediamo. Canzoni ovviamente, tutte copyright strike su Your YouTube, first race poi at the festival, that was some nice 100 driving per out there. cento. Keep performing like that and you'll be invited to the next round of the series. Quindi, vabbè, tanto non ci guadagni un cazzo comunque, va bene, però il problema è che certe canzoni ti bloccano proprio il video, cioè a me non frega un cazzo se poi i proprietari del copyright si monetizzano il video, perché tanto sti cazzi, non lo guarda nessuno. No, perché mi Hello, devi bloccare il I'm video? Anna, your automated natural navigation assistant. I'll help you explore the festival and find activities throughout the UK. Mi serve influenza. Okay, homie. I have set your route to a Ok, new homie. race in the Horizon Road Racing Series. Hey, homie. Your radio should have presets for our resident Horizon stations. Horizon Pulse, Horizon Base Arena, Horizon Block Party, and Horizon XS. See what takes your fancy. In 200 meters, turn left. Turn left. Cinquecentotrentuno strade, wow. Cazzo, è vero che siamo in Gran Bretagna. You Dura have tenere la arrived at your sinistra, ma. destination. Ah, c'è qua. Ops, mai bene. Ma aspettate un attimo. Vabbè, guarderò dopo. C'era. Mi sembrava un cartello con scritto free wifi, eh. Gira però. Cioè, poi ti è mancato? Bullshit. L'ho mancato davvero. Lo mangio ancora? Vabbè, sì. Decisamente. Adesso può riavvolgere, ok.
Ah, ok. Oh, ti avvisa sempre, poi si può stare tranquillo. Tanto partirò sicuro. No, quando sapevo che eri in streaming non ho mai fatto. Fatto solo ieri perché pensavo che era frase in streaming. Ma tra l'altro non si sarebbe neanche sentito. C'era altra gente che parlava. Ciao fratello. Right, I put you through to the next round of the Horizon Road Racing Series. How could I not with you driving like that? But it doesn't start until autumn. Can you amuse yourself until then? Come va fratello? Fratellino? Fratello? Ma sì. Cristiano Ronaldo. L'hai capita? Wow, you really are the image of Frankie Beaumont. Sorry, Joel Carter, Horizon Rider Relations. Cristiano Ronaldo si chiama papà. There's a movie shooting nearby that's in need of a stunt driver. Short notice, I know, but what do you say? Meet me here ASAP and I'll introduce you to Mike Steele. He's a stunt coordinator for the movie. Hai scaricato Forza, just? No, no, lo metto adesso. Sono arrivato alle 7:30 a casa. Ciao fra. Ciao fra Zander, rivincita. Sono tuo padre. Rivincita. Non oggi. Che ha perso? Sì, ho preso 5-3. Ha perso. Ah, perdone. Ho preso le scopole. Oh, quindi non te lo fai stasera? No, perché da fare? Ah, ma devo fare le sfide. Quello dell'altra sera. Cioè, che sfide ci sono, fratello? Porca madonna, che sfide ci sono. Oh, bella per lui. Com'è? Sto bene, fra. A posto, GG. Oh, sì, sì, sì. Oh, sì, ma sì, ci sì, sono sì, i pacchetti di gente. Ciao, mostro. E mica lo sapevo. No. Grazie al cazzo, non sembra niente. Sei ritardato. Bayern Ajax, sì, ne ho uno da ritardo. Non era ritardo. Bayern Ajax. Tipo... GG. E dai, porco Dio, però. Minchia, tutto bello, sono bravo. Ho detto che non ho famiglia. Niente. Ho detto porco Dio, do. Oh, non parlare così con me. Oh, questo vale. Ma come? Totaccio. Dimmi, c'è la differenza tra un ritardato e un figlio di puttana invece. Aspetta, questo già me l'avevi fatto. Totaccio mi sa che è ritardato. Totaccio però è anche figlio di puttana. Infatti lo sapevo. Mike Steele, by the way. Mi fa ridere il fatto che lui proprio non la doveva sapere apposta, perché se no non era divertente. Vedo che è stato di nuovo, questo lo so. Aspetta, aspetta, non me la ricordo. Ogni tempo, Frozen 3, ogni tempo. Cazzo, io non vedo. Giuro che non ho questa Frozen, lo giuro. Ma provo comunque. Ma come? In che senso? Ritardato? Che cosa vuol dire ritardato? Ma come? Quello vuol dire ritardato? Ma io non lo sapevo. Oh, ho giocatori napoletani! Porco Dio! Non so se sia un vanto o meno. Forse è un vanto. GG? You made it. That was quick. Come?
Ma li può romare solo. È inutile. Lo faccio adesso. Aspetta che è inutile anche normalmente. Come faccio io adesso? Come prendo le arance? Dove la metti di mano? Finita, è la fine per me. Mi arresta. Sto preoccupato. Mi portano in galera. Non sentivi che stava male al solo pensiero. Portano in galera. Ma come faccio? Dio, ma quanto costano? Sì, è un dio morto. Porco dio, guarda quelli. Guarda quelli del libro, per dio cazzo, 7K, tua madre puttana, 7K, 7K se pensi tanto a Forza Horizon 4 ti conviene scaricarti anche la cosa. Ti conviene morire. Che ti danno crediti e ti regalano anche macchina. Ma che fuggi? Come è possibile? Ma quanti ne devo comprare? Pomeriggio quando torno. No, forse mi conviene metterlo prima. Perché se no dopo il pomeriggio. Pomeriggio quando torno muoio la sera. Sono le 5 di pomeriggio, no, non mi conviene metterlo prima. Dio, Dio, ma stai scherzando? Ma neanche 9K! Ma chi lo porto? Ma vai a fare il culo, va? Dio maledetto! Ma ti sembra il caso? Ma sei scorretto! Sei scorretto, gioco di merda! Dio caro, 30.000! Ma come faccio io, veramente? Ma vai in culo, va, vai in figlio di tuo mare, Dio cane. E adesso ora cosa devo fare? Ma perché io sto installando un aggiornamento da 10.80 giga di World War 2? Euro. Al posto di Forza Horizon 4 in questo momento. Cosa fa? Che cazzo di sfide devo fare? Ma poi si mettono ad aggiornare sto gioco di merda di World War 2. Basta. Ho fatto un aggiornamento di 10 giga 2 mesi fa neanche. Sto scherzando, basta. Pesa 300 giga. Poco il gioco di merda. Vuol dire 10 giga. Che 10 giga? 10 giga. Ma come? Sto facendo 77 gigabyte adesso sto gioco ma di merda. Ti danno il gioco nuovo, ti danno cazzo per 10 giga. L'hanno fatto uno o due mesi fa un aggiornamento di nuovo da 10 giga. O sono i cazzo di DLC che li stanno ancora mettendo. Ma te lo fa il pompino sto gioco anche. Non ma... credo. Finchia, non è per niente worth. No. 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 Signor no, Maggi, sembra un tartufo questo. Un tartufo questo. Devi Maggi. Mettere nel culo. Roberta! Roberta! Brutta di merda! Si cazzo proprio! Con la puttana della sua Roberta! Devi mettere nel culo! Fa scassare quando parte brutta puttana di merda! Con l'accento tutto scemo! Ma tanto io scemo. Mi lancia proprio male male. Non è per niente contento di essere tartufi. Ma non c'era anche la notizia tempo fa che l'aveva proprio denunciato poi il signor Maggi sto qua per le minacce. Non è male di merda. Deve essere siamo qua. Siamo qua in tribunale con il signor Maggi e di l'altro e anche con Roberta, brutta puttana di merda. Signor Dio dice sono tartufi questi. Minchia, ma adesso che vedo, guardi che hai sentito che Telltale è Games morto. Ha chiuso. Sì, sì. Sì, questo già lo sapevo. Avevano annunciato The Wolf Among Us 2 che
lo attendevo da quando avevo finito l'uno, che ho fatto no, un 2 lo devo fare per forza. Lo annunciano, chiude la casa produttrice, ok. GG per te, frate. GG. Tutto bene, non avremo mai un capolavoro. Noi perché ti ho sempre trovato in portoghese, però non è più male. Si è presa nel culo, mi sa. Altro che male, vecchione. Roberta! Spagna, portiere, figurati. La disgrazia. La disgrazia mi dovevano dare nel pacchetto. Porca madonna, Roberta, scendi giù. Minchia, che schifo. D'Ambrosio, Fra! Non sembra il caso! Ma proprio D'Ambrosio no! Minchia, che merda! Roberta! Minchia, tanto te la devi mettere nel culo, D'Ambrosio, Roberta! Moroni cargo, prende! Non ho visto niente! Non ti salutava neanche! Sento, gli altri salutavano sempre! Lui entra, ascolta un po'. Niente, finito. Ha capito che non era per lui questo gruppo ormai. No, non se ne prendeva. Speaking of which, you'll need a car that can handle the dirt. Moroni che è il figlio di Roberta. Brutta puttana di merda. Adesso vai io, mamma. Qua te voglio una mena, ma. Fai occhio. Fai occhio. That flat four boxer engine is an absolute beast, I'm telling you. Wow, come bannare. Dio cane. Se vengo lì ti tiro un pugno. Ma che aspetta un pugno? Ti aspetta un pugno? Dove? Dove mi aspetta questo pugno? Dove è finito? Dio cane, carogna di un dio, fa vedere. Ha pareggiato il Manchester City, no, fra? Ha vinto il Manchester City. Lo so, fra, se no non esultavo. Non un'altra schedina. No, ancora no, fra. Sono solo le prime due, ma già stavo perdendo. Sai com'è? Come ha preso a mano? Oh, che stupido. Adesso io, oh, ma allora ho scritto bene o no? Strano che non abbia già cominciato a fare lo spelling per capire cosa ha scritto bene. Cerca su internet. Ti raiardato. Lasciami stare, oh. Andavo a scuola per lo schettino, andavo, oh. Non mi sembrava lo parlare schettino. Lo ingrosso. Hai sbagliato, ma come? Ma non si può, ma vero che ti sbagli? Ma vero, proprio l'ho inventato io, ma vero? Ma vero? Ma sei serio? Ma sei serio? Come cazzo ti è venuto in mente che l'avessi inventato io? Ma ti pare sto dicendo seriamente? Ma sei stupido? Sì, porca madonna, eri serio. Eri serio e sorpreso. Che c'è stanca d'arti. Porti, secondo te l'hai inventato proprio? È il momento più bello della sua vita. Aveva fatto da raccontare agli amici il giorno dopo. Oh, io conosco uno che ha detto con le parole, arrivava gli amici. Ma vero? Ma serio, fai?
Ma che? Sì, sì, sta a posto. A posto, bravo. Madonna, che bella la vita. Che cacchè. Oh, Just Dance. Ma come si fa a risolvere questo problema? Oh, Just Dance, ma è vero che... No, non ti uccidi del motore di termico. Del motore di termico. Minchia, raga, oggi... Oggi che era un lavoro? Esco un attimo per rilassarmi, quando mi tocco di vedere che sto morendo di sete. Oh, raga, è passata una tizia siciliana che sembra molto zingara. E senti, sto portando spesso piccini e dubbi, mi sono cagato addosso. Porca bella, è arrivata con la mafia, è arrivata questa. Ma perché sembra proprio, dietro l'orecchio, tipo così. Oh, sto portando spesso piccini e dubbi. Minchia, io, che cazzo fai? Fai via, va. Vai a fare il culo. Inizio a preoccuparmi, raga. Porca madonna, è finita per me. Minchia, no, diventerò minestrone. Portatemi l'arancia. Diventerò minestrone, cazzo. Ma che bordino. Ho paura. Porca troia, mi gira. La vedo. Minchia, brutta come una disgrazia. C'ho finto di nulla. Minchia, entra dentro proprio tra tutti i cazzi tuoi. Non è giornata. Minchia, era più incazzata nera. Oh. Era incazzati. Unlucky, non dirò no. Come era incazzata. Era incazzata, sì. Era proprio offline. Era incazzata nera, era incazzata. Unlucky. Perform like that again and you may just make it into round two. Looks like you've nearly qualified for the autumn season. And remember, the more driving you do, the more you build your influence. Spero che Red Dead Redemption 2 lo facciano pre-scaricare. Peso tipo 105 giga. Ma su Play ho sentito che hanno tipo dei vantaggi all'inizio. Forse hanno l'accesso anticipato. Ho sentito che Play ha qualcosa. Oh, sorry, my name's Jay. Ha qualcosa in più. Cioè, vi stavo dicendo, vedi che andava così spedita sta bastarda. Porca puttana, oh. Che minchia, se schiantava il bambino contro un mini palo della luce, Dio cane, mi partiva l'airbag in faccia e gli partiva quel bambino. Minchia, mi sono preoccupato veramente quando l'ho vista arrivare così incazzata. Oh, sto portando il piccino in spasso. Minchia. Bra. Porca puttana, perché a Torino ce n'è di gente un po' pericolosa. Minchia. Io non... Nessuno ha paura dei marocchini o dei neri. Ma minchia, ma quando senti i siciliani cattivi, che poi ha fatto tipo 20 metri nell'arco di mezzo secondo, ha tirato una scracciata di quelle così pesanti che minchia portava la peste nera dietro quella. Porca madonna. Ha fatto finta di nulla di nuovo. Prendi, sali su, fatti i cazzi tuoi. Sono salito su. Ho preso la mia benedetta bevanda, ho fatto i cazzi miei lì per 2 ore a non far nulla. Minchia. Porca troia, però mai visto una scena del genere. Poi ce n'era l'altro stamattina. Ero con mio padre che stava andando a prendere la macchina. E minchia, nel bel mezzo del mondo ritroviamo sto coglione ciccione che fa. Wow. Minchia, ha tirato una scracciata, raga. Che manco i proiettili partono così pesanti. Erano delle scracciate brutte. Minchia, anche lì a guardare per farvi capire come mai sta gente vive ancora. Perché nessuno gli dice niente a questi. Ma perché tu? Cioè, tipo, se tuo tazzo venisse al nord per un giorno, qualcosa scoprire che noi qua lavoriamo. Minchia, scoprirebbe un mondo nuovo e curioso per uno come lui. Contro lo mondo che abbiamo un secondo mondo che non so io non ho fatto un cazzo. Io ho capito, ma a sto cazzo io proprio tipo, cioè non ce la farebbe a fare quello che faccio io. Una persona seria, civile. Persona civile faccio io. Quindi è un terrone. Così abitato a mangiare con le mani.
a mucchiare le pasticche. Guardate, si intercazzo. Andate a lavorare, ferroni. Pensate solo. Pensate di schifo dalla mattina alla sera. Venite e urlate. Mi sta sfogando. Parlate, fate versi, dite cazzate tutto il giorno. Ehi, Kalumpa! Frate! Kalumpa! Un po' lo dice a tua madre, quel bello, solo a compare tu. Devi andartene a fanculo, va? Non mi sembra che tu dice dico cose cazzate, cioè, così sceme. Schifosi. Disgustosi. Che cazzo ridi, coglione? Che minchia, quelli come te mi fanno schifo. Io, ma avete mai provato a parlare con un terrone, raga? Ma io sono serio, voi avete mai parlato? Cioè, sì. Tipo, parlavo con un tizio, con tutta parlavo con un tizio a caso, no, vabbè, lui è handicappato, lui lo so che è così. Però raga, seriamente, cioè, tu parli con uno normale, cioè, figa, è terrone, conto qui che sia normale, però, cioè, insomma, tu speri di parlare con una persona che può capire quello che dici. Questi ti guardano, fanno finta di aver capito tutto e poi ti dicono tipo che cazzo dici, mio caro, parla in italiano, non capisci, dicono cose, fanno versi, urlano, sbraitano. Oh, ma cazzo pensi di essere? Io porco, che fastidio. Ma poi sempre con i loro versi da terrone, in gruppetti piccoli mafiosi. Andatevene a fare in culo. Tu, cioè, sei mai andato tipo al mare? Quanti stereotipi. Perché tu se dici una cosa del genere, tu dici che vuoi fare qualcosa, no? Vuoi insultare un attimo i terroni, loro ti dicono sì, ti insulti, eh. E poi però, adesso deve e poi però vai da noi. Da noi. Ma chi cazzo viene a mare da voi? Ma andatevene a fare in culo, mio porco. Minchia, ma spero che muoriate tutti. Che vengo a vedervi morire, bastardi. Venite al mare da noi. Ma che cazzo stai dicendo? È il mare nostro. Ma il mare vostro cosa? Il mare di tutti, mio mare. Che se vado da te non faccio il bagno nel mare, di poco. Faccio i fanghi, faccio. Pizzate tutti, sporchi di merda, minchia. Schifosi del cazzo. Venite al nord a vendere il cocco. Mandatevene a fare in culo. Terroni bastardi. Ma preso bene. Mi fanno incazzare, ma tu li hai mai visti i venditori di cocco spiaggia? Se no mangi il cocco bello, mi interessa il pisello, porco Dio, dove cazzo stai? Cioè, che fastidio. E poi vogliono l'euro per quel pezzo di cocco. Ma cazzo pensi di aver inventato il marketing? Minchia, c'era uno che fa, ho tirato su baracca, ma che baracca hai tirato su? Ma cosa fai? Non hai fatto niente, sei fallito. Basta, rassegnati. Io ho tirato su baracca. Minchia, ma ti tiro una scopa, ti tiro. Minchia, vendi cocco a un euro e tirato su una baracca adesso. Dio fa. Che campione. C'è gente che minchia. Che cazzo vuoi pure tu? È il tuo padre che vende il cocco, immagino. Ti senti. Ti senti represso perché tuo padre vende il cocco. Dai, socio. Compa! Minchia compa! Ti faccio vedere! Minchia fa... Spero che tu stia scherzando, eh! Eminem è la GOAT! La becca! Eminem, tanto che ora mi fa incazzare! MJK gli ha buttato le palle in testa! Mamma mia, comunque, quel amico lì che mi ha mandato l'audio, mamma mia che chiedo! Vai, madonna! E poi, quelli lì sono i camarri tormenti, merda! Ma poi è rincoglionito, mi rompe il cazzo. Rompe il cazzo col suo amico di merda. Che praticamente ha preso schiaffi nel MJK. Perché ha preso schiaffi, perché quello gli ha detto la verità. Cioè, quello gli ha detto le cose come stanno. Cioè, in poche parole, gli ha messo le palle in testa. E Eminem invece cosa fa? Adesso diciamo, mo lo disso a sto bastardo. Che apprende e dice due tre cazzate. Boh, va, campione quello. Campione, quello del mondo. Minchia, ma appena fatto il dissing coso, Eminem te l'ha mandato subito, ha subito no, detto qualcosa. No, ma è ritardato. No, perché non l'ho più sentito. Ma è bello che eravamo pure tanti amici. Eravamo pure tanti amici. Minchia, è scomparso.
fanno, ti ho detto sta cosa qui, minchia, non si vede più. È stupido, cazzo. Ma perché io gli ho detto, guarda che il D&D è serio, perché quello che dice è vero. E lui mi risponde con... Ma senti, ma sei di chi stai parlando, eh? E mi dice che è il dio, cazzo, non ce n'è nessuno che è bravo come lui, eh. Mica, ma non sai argomentare. Ma sei tu che non stai argomentando. Non sai argomentare, socio. Ma cosa stai dicendo? Cioè, boh, è tipo stupido. Perché, veramente, in quel diss lì, in tutto quel casino, non ce n'è mezzo che ha capito quello che diceva NJK. Perché NJK non voleva realmente dissarlo, diceva semplicemente che Eminem ci ha messo 30 anni a rispondere, e che poi praticamente ha risposto cose, ha dissato per cosa, perché quello gli ha detto che c'ha la figlia figa. Dopo quanto? 6 anni? Figlia. Sì, c'ha la figa figlia. C'è la figlia figlia. C'ha le ciglia figlia. Lui invece no, lui è convinto di quello che pensa lui. Che scemo, che scemo. Da quel momento lì. Ah, però oggi sai cosa ha pubblicato parlandone? Ha pubblicato tutto bello che tranquillo. La sua immagine nuova con la Doom di Eminem in mano. Guarda quanto sono fatto. Cane, sono ritardato. Era fierissimo, eh. Lo sai guardare Mario. No, però vuole, è tutto scemo. Lo sai guardare. Ma tre quarti delle persone. Tre quarti delle persone sono ritardate. Anche questo è vero. Turn left. Ma perché, minchia, non ce n'è mezzo che capisce cosa vuol dire dissare. O meno. Cioè, secondo la gente, qua in Italia tipo. Oh, guarda che quello lì ha detto che quello lì prende troppi soldi. Una trappola. Ah, trappola. La trappa è una trappola. È la tavola. Scusa. Madonna, ma non stai con la macchina. Guarda, è una trappola. È una tavola. Ma cos'è? Che cazzo è sti lì? Cos'è sta? Radio 105, la Zoom 105. Ah, sì, hanno sì. Intervistato ora tipo dei tizi so. Della trappola. Dei marocchini stupidissimi, ovviamente di Torino, sì, qua. Il palese, cazzo. Se sei marocchino sei scemo, arrivare perché non i marocchini che fanno la trap se non da Torino. E poi te li senti. Oh, esci, Zebbi, oh. Ah, neri. Ah, neri. Oh, la sono andato in programma a dire noi strappiamo le collane nel tempo libero. Porca droga. Ma tu sai quelli là che... Sai quando c'è stato il casino della Madonna? Durante la finale di Champions? Che praticamente sono partite le cose, tutte quelle cazzine. Sì, c'erano due miei amici. Ok. Sono finiti in ospedale. Tutte parole. Che davvero loro GG. Tutti italiani. Oh, le mie comunque... scarpe conta. Il mio amico è tornato a casa di un suo scarpe. Peraltro è tornato a casa di una di un sanguinetto. Ti giuro. Che la sera in giro quella sera. Io c'ero quella sera in giro perché eravamo lì. Solo che noi al posto che sarei come tutti i mongoloidi in centro. Sai perché non siamo stati nella zona centrale, nella piazza? Perché non si vedeva un cazzo, non siamo ritardati. Allora boh, abbiamo preso e ci siamo spostati, no? Minchia, una certa, vedi sta valanga di gente partire, allora perché minchia raga andiamo via anche noi, che cazzo rimane qua? Minchia, iniziamo a correre anche noi. Boh, rimaniamo chiusi in un portone perché c'erano delle tizie spagnole che piangevano, no, sai minchia, giustamente con la scusa che fanno, non vorrei buttarglielo. Minchia se provi a buttarglielo, cazzo. Boh, eravamo lì, tranquilli, parlavamo. Ma una certa quella si. Cioè si riprende, tutti quanti tranquilli. Boh, scialla, allora possiamo uscire, raga. Minchia, vai per uscire. Oh, e che non vedi due scarpe di là, una scarpa di lì, l'altra dall'altra parte. A una certa vedo una maglia per te. Cioè che cazzo c'è finita la maglia? Io capisco le scarpe correndo, sai, nella folla. Però porca puttana. Qui vedevo taxi, gente che prendeva taxi. I tassisti lì, sai, guarda che cazzo di interdato abbiamo beccato qua. Sono stati ritardati qua.
Madonna. Gente che urlava, le spagnole, cioè le spagnole piangevano fortissimo. E noi sembravamo dei cazzo di eroi, perché minchia, eravamo lì nella mischia, abbiamo deciso di suonare un citofono, aprire tutto, perché noi non ci siamo impanicati. E ce ne fregava un cazzo. Cioè, non ne frega niente, se mi sparano chi se ne frega. Perso la schedina, ma vaffanculo, anzi mi fanno un favore, minchia. Sennò poi mi prendono per il culo a scuola, perso la schedina. E la gente è spaventata. E poi c'era il tizio, minchia, raga, ecco, vedi, capisci perché a uno come me sembra sul culo di terroni di merda. C'era sto cazzo di terrone che diceva no, ma c'è mio cognato giù che mi ha detto che non c'è stato niente, non c'è stato nessun indice, mio cognato me l'ha detto che mio cognato lavora nella polizia giù. Ma sta dall'altro mondo dell'Italia, sa tutto lui. Cioè, ma ti giuro che sento sto coglione che fa così, tipo mio cognato giù dall'altra parte. E minchia, poi penso, ma coglione, ma vedi che tu sei ancora qua impiccato dentro a un portone, e ti stai mettendo a piangere. Oh no, mio cognato giù. Boh, è a posto, raga. Ha sistemato tutto. Pensione di Invalidi d'Italia, dato, magari. Quel giornalino e molinetta erano pieni di al pronto soccorso. Raga, pieno di polizia ovunque. Raga, ma cos'è che era successo? Vabbè, ritardato. Stavano proiettando la partita lo schermo, no? Ed erano tutti lì in piazza. Poi è successo il casino che ancora non mi ricordo se hanno tipo spinto giù una ringhiera, è caduta, ha fatto casino, qualcuno ha gridato bomba. Hanno messo qualcosa dentro una bottiglia che è scoppiata. Allora, quando è scoppiata, ci sono 10 storie addosso. No, ma è così, gli studenti si sono fregati addosso e nel momento dello scoppio, spaventati, sono saliti tutti sulla ringhiera che è crollata, che ha fatto un casino della Madonna. Allora ha iniziato ad urlare bomba, però la verità non è neanche tutta quanta sapire della storia del petardo, è che sti ritardati del cazzo avevano preso, avevano usato gli spray lacrimogeni in giro, no? Così con la scusa rubavano le collanine tutte stessate. E minchia, prendi sti ritardati, vanno a le collanine. E minchia, tornano a casa, sti ritardati. Sti qua si sparano tutti i megavide della Madonna, sai, guarda qua zio cosa c'ho. 30 collane al collo, Minchia, 30 collane al collo, ritardati di merda. Per colpa di ste collane nel cazzo sti video sono finiti nel giro dei carabinieri che guardavano i video. Se li sono salvati e minchia sono andati da loro a prenderli. Porca galera, sti ritardati. Ritardati di merda, quanto godo. Che sono scoppie. No, erano marocchini, sì, è morta una bambina. Una bambina, è abbastanza grave. Non pare che sia. Era una bambina. No, però era una abbastanza grande. Oh, era bambina, che bello. Ma scusa. Adesso dico che sono insulti. Ma no, ma vedi insulti. Che a 104 mi devono dare. Ritardato. Unlucky perché non sa neanche che cazzo sia lui. Infatti. Tota, lo sai che cos'è? Adesso l'unica cosa che sa è tipo l'errore 404, che ci assomiglia a 104. Sì, sì, in Francia. Solo 404, appunto. Ho detto 404 simile a 104, mi senti quando parli? No, perché la puttana. Sai cosa fa ridere? Quello c'era dentro la testa, c'era l'errore. Anche lui è un errore. Dio porco terrone bastardo. Perché, vedi, perché non vi sparano in testa tutti quanti? Ma perché tipo, è presente quando la gente dice, minchia, guarda qui, esseri di merda, abbandonano i cani in autostrada. Ma Dio cane, ma lasciassero anche un napoletano in mezzo alla strada. Minchia, lascia un napoletano in mezzo all'autostrada che passa tra Milano e Torino. Minchia, voglio vedere se poi non siamo tutti contenti.
Dio porco. Ma tu sei uno di quelli che quando va allo stadio, tipo, se sei andato a vedere allo stadio e vedere una partita contro il Napoli del Milan, dove si sente sfatto. Sì, tipo, hai fatti quelli che noi già volevamo essere su. Grazie a cazzo, ma io quelli per me non sono cuori. Tu devi capire che quelli là per me sono degli inni. Altro che cuori, minchia, ma spero che li brucino tutti. E cazzo ridi che pure tu sei uno di loro. Io non no. Minchia, ce l'hai dentro il cervello, ce l'hai il Vesuvio, ritardato. Tanto basazzo che ti fa Juve. Forza Juve. Scusa, allora pure Arctic, dite, pure, no, come cazzo si chiama, pure Frozen di Torino, però ti fa Milan. Effettivamente anche lui è strano, però ha ragione, perché la Juve è troppo scontata da tifare. Mamma mia. Cioè, perché devi tifare una squadra che tanto è scontato che vince la maggior parte delle partite? Perché c'è, non è scontato, perché la Champions non la vince. No, perché sono, no, perché è inutile. Quest'anno è già vinta la Champions. You can bust a move to show off before a race, and bust an even bigger move when you win. Trust me, it'll be great. Va bene. Intanto, ti fa quella squadra lì perché era stanco di veder perdere il Napoli, no? Ma è che, cioè, la gente, tipo, neanche le guardava le partite, però, poi che si sono svegliati, che sta iniziando a vincere la Juve. Oh, che fai, non la tifi? Oh, forza Juve, GG, Minchia, sbem, tutti quanti a tifare Juve. Prima uno come Totazzo manco sapeva dove cazzo era la Juve. Neanche adesso. In Serie B, con il fatto che c'è Ronaldo, sai, in Serie B, sai in quanti di più vanno a tifare. Se gli chiedi dove è Torino, ti dice, non ci sono i palazzi, non come al sud di merda, capanne di merda. Le fatti di panno. Sì. Tanti like per capo bastardo. Per capo bastardo. Well, we committed to the autumn season. You are this close to qualifying for the Dirt Racing Series. You should come back to Tarnhouse. It's completely ne vuoi ancora, different in autumn. Ne vuoi ancora? Non te bastare, sì. Ne vuoi ancora un po'? Hey, veramente sì, mi stavo a Torino, c'è anche Tony Termosifone. Cazzo, veramente, ci sarà Torino. Torino, ci siamo. C'è la gente, la gente vera. Porta palazzo, ecco, c'è, ecco, la ognuno, ogni, cioè, chi c'è porta palazzo, porco dio, morto. Minchia, sembrano tutti napoletani a porta palazzo, entri 3 secondi dentro porta palazzo, minchia, ti senti già parte del mondo proprio così, degli immigrati. Raccontaci le tue esperienze con i napoletani, con i terroni, con i siciliani, dai, che dobbiamo scassare. Non se lo fa mai un pacco di cazzo. Tu sei un fan. Sei un pedofilo. Sì, bravo, mi fai scassare. Stupratore. Tu non stupratore, questo. Oppure un. No, stupratore no. Quello no. Però figlio di puttana, ma no, stupratore no. Figlio di puttana sì, ma stupratore no. Mi fa ridere che se tu fossi figlio di puttana, la puttana sarebbe tuo padre. Esatto. Quindi Frozen, raccontaci le tue esperienze. Cosa vuole sapere questo? Cosa vuole esattamente? Perché non tutto quello che hai da raccontare? Non si fa degli amici questo. Oh, ma vattene un po', va. Vattene un po', va. Fare in culo. GG. Perché tu non sta. Vabbè. Degli occhi fermo. Ma perché no? Degli occhi però. Ho paura. No, fragli, degli occhi. Ma fra chi? Ma fra chi? Ma fra chi? Smash a fast travel board to get a discount on the Horizon fast travel service. Smash them all and the best will cover gli occhi. Cosa vedi? Fra? Che sei un handicappato. A parte quello. Niente, difficile vedere altro.
Questo l'hai già visto senza di te, fra. Yes, a drone. Minchia, è così che gli diceva il suo ragazzo quando glielo buttava nel culo. A suo padre. Eh? In che senso, fra? Cosa dici? Quanto costa Griezmann? Fatti cazzi tuoi. Se vuole che sia una porzione di merda. Cuor di leone. Dai, porca madonna. Gio fa. Gio stronzo. Mica ti stai sfogando comunque. Oggi, padre, guarda quanto costa. Sembra Weller quando fa Gabri Pontifex. Bastardo cane. Ero convinto costasse 150.000, non 259.000. So, I should probably let you know that the muds will be real slippy out there because of all that rain we've been getting recently. Same course. Cosa? Il ragazzo mi dice sempre figa, non si collega stasera. Oh, figa, raga. C'è vent'anni. È troppo faticoso. Sì, era una stupida. L'università è difficile. Ma che cazzo dici? Primo giorno, eh. È arrivato. Beh, sì, abbastanza, però il primo giorno. È arrivato e ci ha raccontato. Non sai cosa mi ha detto? Se pensavo che mi sia un po' sfuggato. C'era un tiro, no? Io non saluto. No, dico, arriva con la sua storia. Ma che cazzo vuol dire quella storia lì? Cioè, secondo te uno arriva e ti dice, oh raga, guarda che qua è facile, è una merda. Andate sereni, non dovete studiare. Cioè, per carità, mica non fate niente. Mica siamo al sud qua. Al sud. Quindi queste cose sono. È anche al sud. È parte. Buongiorno a tutti. Mica non fa, ma di sembra giorno. Sì. Oggi guardate un film. Ascoltatelo bene che faccio la verifica. Prendere la verifica. Al sud non sanno cos'è una laurea. No dai, povero ragazzo. Quando lo dice beh, io ci... Tu però io la prendo sul ridere, poi ci sono quelli che sono prendo. Tipo i napoletani. La prende sul ridere per... ogni posto io perché già lo sa io cazzo di brutto ho mandato io già ne 5 e mezzo ma poi trovarti sì nel gruppo Rainbow che su Facebook con quello per Xbox ci sono tipo i tizi gridando scrivono sotto gente mini moro non napoletani. Minimo rateo, minimo platino 1, è tipo mani decenti, non napoletani. Poi arriva Lupo Romano che fa tipo il post su Xbox dove ho scritto cerco oro 1 per cariarmi platino e poi dopo tipo un'ora mi fa minchia ma non mi ha contattato nessuno, ma va. Lo paga sono più shy tipo ed è l'ultimo pezzo non napoletani fai via fai via semplicemente tu devi semplicemente riaggiornare un attimo una roba che passi da 0 commenti a 41 commenti 5 geni esposito che c'è con un napoletano sta venendo il sole ma partono e scrivono in napoletano bucchi di mamma sotto le mamme che senti l'altro che no, dicono adesso devo svegliare al gruppo su Facebook per scrivere per farci impazzire le persone è una cosa stupenda, sai qual è stata? Quando ho visto un nero che scrive oh ma fateci capire anche a noi minchia gli sto sorprendendo perché io questa finalità pensavo che la lingua fosse la stessa minchia quando ho visto che il negro scrive altro ho detto minchia però sti cazzo di terreni gli scrivi neanche dei neri
Vieni, ha detto. È stupendo il mondo. È stupendo, non si smette mai di parare. Perché su quel gruppo sono quasi tutti bambini e napoletani. È vero che poi tutti ci sono quelli del nord, no? Che commentavano, non si scritto. E beh, anche a me non piace giocare con i napoletani. Ce n'erano, eh. Tipo, il partito del nord con tipo 5-6 persone e poi 3.000 napoletani di 12 anni. Incazzati neri proprio. Col coltello, pronti a sparare. Al computer. Sparamo. Sparamo all'indirizzo IP. Ah, adesso vedi, ya! Yeah. Ya, yeah, Stefano! Stefano! Ya, Stefano! Ya, Stefano! Che schifo! Stefano, muoviti! Ya! Ya, Stefano! Ya, me ya! Muoviti! Che schifo con l'essere umano! Che schifo! Che dici minchia, è in bagno mentre sta pisciando con i pantaloni abbassati, ma non gli si vede il cazzo, ma non gli si vede neanche la pancia, perché è coperta dalla maglia, è piena di grasso. Che pazzo di sega va a compilare. Mamma si fiducia, o me ne devo fare una, vabbè. Vabbè. Non so dove sta. Vabbè. Hai visto il video che aveva fatto? Che era tipo in un mercato cinese, una roba del genere. E no, c'erano dei giocattolini tipo... Yeah, Stefano! Pedofilo era. Stefano! Cos'è, aspetta, stai zitto? Stai zitto, tota, porca madonna! Voglio risentire la c'erano sera... sti cazzo di giochetti fatti tipo pedofilo vecchietto, no? Con il giubbotto sopra, grande, nero, no? Ah, e sì. Quando... applaudì con le mani, usciva tipo il cazzo fuori, no? Minchia, l'ha fatto lui. Ha applaudito, si è messo a urlare. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, è imbarazzante quell'essere. Minchia, ma ciao Barbie ci regala ste perle, cazzo. Può anche essere una brava persona, veramente vergognoso. Sì, sì. Sarà anche una brava persona, ma minchia, ma come per prenderlo in culo? Se mai devi anche trovare il buco del culo, che di ricchione. Devi averlo di 45 quello... centimetri, devi mettere via il buco. Meglio fa, quello per le ragazze anali andavano su fiducia se sono andate via o no. Yeah, Stefano! Se è quello delle cagare, va a cagare alle 2:30 e la cagata parte alle 3, la merda scende giù nel buco alle 3. Fa ridere perché c'è uno strato di grasso immane. Dio cane, che schifo. Indovina che poteva succedere ovunque, e invece ya, Stefano, indovina chi ti dov'è. Ti do un indizio, non è Zurigo. Zurigo. Nemmeno Bolzano. Nemmeno Bolzano, eh. Ma veramente non è Bolzano. Strano, eh. Micchia, ho visto un video oggi sul gruppo Facebook e c'era tipo un tizio che ritaglia la copertina. Ritaglia la copertina di FIFA con Ronaldo. E c'era scritto che va a succedere ovunque. E invece, indovina dov'era? E vede mica mentre li togliamo c'era portachiavi del Napoli, maglietta del Napoli, città del Napoli. Del Napoli era. Poteva succedere, mica un'altra perla rara invece. C'era sto negoziante, no? Che ha messo il foglio che tipo doveva uscire FIFA, no? Allora hanno messo il cartellone grande con Ronaldo con la maglia della Juve con su scritto di non stufare, di smettere di stufare, solo essere una campagna pubblicitaria, sempre solo Forza Napoli. Con l'altro che continua a riscrivere poteva succedere ovunque, invece guarda te dove doveva succedere.
Minchia, la pura casualità, che casualità. Poi si stupiscono dei cori razzisti. Sì, sì, ma... ma perché siete razzisti? Perché non siamo anche noi come voi. Ho visto il video di Boosers. Visto il video di Boosers oggi. Con Giuseppe Saggio contro il Foso. E mi sembrava tanto un nord contro il sud. Col nord che deve chiedere scusa perché ha insultato il sud. Però è comunque molto orgoglioso e contento di averlo insultato il sud. Giuseppe Saggio che entra e sponsorizza la roba di sua madre. Presa via di sua madre. E poi rompe il cazzo dicendo: oh, adesso devi chiedere scusa a una persona, devi chiedere scusa a mia mamma. Prende, chiama la madre. E la madre dice: no, Giuseppe, non voglio nessuna scusa. Giuseppe, non voglio niente. Dai, ma solo una scusa. Senti, la madre che gli dice: ti devo staccare il telefono in faccia. Ti devo staccare. Cazzata. Di nuovo, poteva succedere ovunque, invece. Come i napoletani, eh. Coincidenze, guarda caso. Napoletane. Ovunque. Perché stiamo sul tipo? Perché stiamo sul tipo la gente? Best chi è? È l'amico di Lupo, quello con cui giocavo. Raga! Ma quello che mi ha bloccato ieri, perché l'ho visto che mi ha bloccato il gruppo. Ah, minchia, pure te l'ha bloccato. Lupo l'altro. Sì, perché l'ho buttato fuori tre volte dal gruppo, perché... Lo so, perché ve l'ho detto, che parlava in modo napoletano e mi stava sui coglioni. E mi ha detto, ma che vuol dire in modo napoletano? E io, stai zitto, porco Dio! Perché stavo anche perdendo a FIFA, l'ho buttato fuori dal gruppo tre volte, alla quarta l'ho bloccato. E, cioè, in realtà si è per il modo blocca, e poi lui è entrato di nuovo perché Lupo l'ha invitato e mi ha bloccato. Dopo innumerevoli insulti. Perché mi ha fatto incazzare, anzi, gli ho detto: oh, ma perché tu per questa squadra tifi? Lui, io non tifo, però comunque Juventus contro Napoli è stata un po' rubata, Ronaldo meritava il giallo perché ha tirato due volte a gioco fermo. Minchia, lì mi sono incazzato. Ronaldo merita, cioè, in Juventus-Napoli dove volano pugni, ceffoni, spute, calci, quello lì merita il giallo perché ha tirato due volte a gioco fermo. Va bene, fra, va bene. Allora mi sono incazzato, senza da insultare. Sia lui che i napoletani. Ma non è la prima volta che succede. Perché l'ho riconosciuta la voce. Una volta insultato perché era napoletano. Sì, me lo ricordo. È ripartito con il napoletano. E quello fa, ma come? In 400 meters, turn right. Ma perché? Sì. È proprio un istinto, cioè è questione di sopravvivenza. Vabbè, si dipende, non è come dotato, eh. Un po' gode, Totazzo, mi sa. Lui si riesce a capire anche lui di dov'è, anche perché pure lui si è fatto bloccare da Colum, da Best. Perché tu, Tota? Perché non si può, no, così non di merda, napoletano. No, si sta fatto bene. Da soli pure. Questo è bello dei napoletani. Che tu dici, minchia, adesso gli spara in testa, ma se non gli spari tu in testa, gli spara un altro napoletano in testa. È vero. Tu ti fai una rissa tra napoletani, speri solo che si facciano più male a vicenda, speri giù di più. Quanto è durata sta rissa? Mezz'ora. Vabbè dai, buono, chi è camminato? Entrambi. Minchia, meno male. Adesso Cameron, colpo secco ad entrambi, e sbam, problema risolto, pace nel mondo. E sbam, bellissimo di Totazzo. E sbam. Follow un mixer. Ma perché tu, cioè, la gente nel mondo spera nella pace. Per me la pace la si raggiunge solo quando muoiono, tutti. Tutto il sud o tutti i napoletani? Il 2012. Anche tu, Toto. 12-12-2012. Minchia, lì mi ricordo, in quel giorno fatidico, mia madre che mi chiama e mi fa: oh, se dicono che si spegne la terra, se si spegne tu vieni a casa. Ma cosa vuol dire? Ma che cazzo intendi, mamma? Se si spegne la terra, tu vieni a casa. Io mi stavo vedendo un mistero. È tardi. Allora.
è tardi. No, ero ma era le 12 del mattino. 12 del mattino. Hey, ah, infatti era probabile che tu sia a letto. È 12 del mattino, sei del sud. Non era di mattino, perché era le 12 giorno. Del mattino. L'archivio sta prendendo una cosa del professor Gallerini. E c'era sta studiando la partita Juventus-Milan dove giocava veramente su punizione. Ci va di matto, va. E poi a mezzanotte c'era mistero. Sta ripetendo algebra con la ragazza Under Kivan. C'è un esame tra due anni. C'è un esame tra due anni e ripete con la ragazza. Ripete con la ragazza. Ho un esame di algebra. Hai un esame di algebra. Ho un esame di algebra. Hai un esame di algebra. Figa, un esame di algebra. Figa, c'è un esame di algebra. Figa. Arrivo, come è andato Under Kivan? Avevo l'esame di algebra. E quindi figa. Figa. E poi si incazza con Tota, perché lei è terrone e prende Buttiacchi senza sapere neanche dove cazzo vive. E infatti non ho capito, tipo ieri quando lo stavi insultando mi sei preso con Tota. Ho detto, basta. Ce l'ha ancora, per l'esame del diploma, lì. Ce l'ha ancora per quello, perché... Perché raga, però se fossi uscito con un voto più alto del suo mi sarei scassato, che fan. Mi ha fatto pisciare l'altro giorno quando mi ha detto... C'è la madre Giovanni, giovane perché sei Pompini. Ma che cazzo vuol dire? Per chi vai? Sì, sì. No, merda. Non credo che abbia detto questo. Cioè, di solito lui lo fa più argomentativo. Gli fa per no, infatti ha detto c'è la madre giovane e voleva argomentare perché fai Pompini. Infatti lì è finito. E poi ha detto che c'è un nonno giovane e io perché fai i punti si è incazzato. No, mi sa che non c'era allora. Avevo già andato. Non mi arrivo a questa discussione. Ma non ci devi rendere parte di tutto quello che ti ricordi o no, eh? Comunque. Scusa fratello, perdono. Fratello. Vedi. Fratello, fra, bomber, zio, compà. Compà, no. Mario. Inizia a mare! Niente, ha tirato fuori un altro! Bomber, non l'ho mai detto un paio! Hai inventato tu, immagino! Ma vero! Per non sembrare handicappato, per non sembrare handicappato! Ho terrore! Ho terrore! Terrore! Perché oggi sono andato a farmi le sopracciglia della tizia cinese. C'era la vecchia, non c'era quella che c'era le prime. C'era le prime. Vabbè, io pure ero per le sopracciglia, cazzo niente. Minchia, okay. Mi sa che non te le fanno così bene, Dio porco, per farti la faccia così di merda. Oppure le fai sistemare. No, vabbè, mi fanno le sopracciglia, mica mi cambiano la faccia. Cioè, se sono messo brutto. Dovresti sistemare. Si scoppiano anche i microfoni mentre ci sono. I bisvoltini che li fanno loro, te li fai da solo. Ma i bisvoltini di gusto. Esatto. Diciamo lì, c'è un giusto d'angelo. Un saluto, bro. Scoppiano anche i brufoli. Oh, io ti prego. Oh, sono uscito bene in questa foto. Non lo so, non direi. Ti ho detto tutti che sto bene. Ho i capelli bianchi da fare. Oh, vedi che cosa mi cazzo. Madonna, ma cosa si è morire, capito? Tipo fatto d'ora prima, però se anche vede l'immagine mi fa. Certo che ci sta profilo in me. Madonna, non scherzo. Che la volta la mia sono scoppiata. Esplode. Come i brufoli di torre. Scendo giù che spiccio. È vero, ne ho di meno. Succede sempre. Li conta al mattino. Oh, 5, eh sì. Io ne avevo 20. Ne ho di più. Porco Dio, terrone di merda. Ha fatto il gol della merda, Dio cane. È finita, fischia. Però Eichia era stupendo. Io l'ho criticata malissimo quella foto. Poi entra nel gruppo. Oh, Frozen, secondo te sto bene? No, Tota, no. Non mi ricordo di averti detto sta cosa. Poi ho detto che sto venendo bene.
Non mi ricordo di averti chiesto questa foto se è venuto bene, sono sicuro. Sì, non lo chiedo mai. Minchia se me l'hai chiesto. Non lo chiedo mai. Non mi è mai successo di chiederlo. Ho paura delle risposte. Esatto, bravo, visto che lo sai. Non sono pacati, sputano per terra. O sto bene? No, comunque era successo come te l'ho detto prima io. Perché te ne avevi parlato con me e gli hai detto Madonna, questi cammelli bianchi orribili. Ma ancora i capelli bianchi non ce li avevo. Sì, no, aspetta, te, sei arrivato te, state parlando della foto di Lupo? Sì, 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 anche. E lì non avevo ancora i capelli bianchi, raga. Cosa? Con i capelli bianchi. Ma no, ce l'avevamo, ce l'avevamo anche quello che eri solo te, che l'avevi mandato forse solo a Frozen e poi lui l'aveva passato a noi. Sì, però non mi avete visto in faccia con i capelli bianchi, e contro il mio amico con i capelli verdi. What? Ah, Questo voi non l'avete visto. E niente. Giù in paese, la sagra del ritardo. Ti manca come X-Rex dei capelli rossi, tutti messi da un lato. Cazzo, siete dei Power Ranger del ritardo mentale. I Power Ranger del ritardo mentale vi avete tolto di nel tuo paese. No, questo era... Io sono di Cosina e questo era di Vittorio. Ah, minchia, siete ritardati a livello regionale, diciamo. Essere mongoloidi un po' in giro. Esatto. Dovremmo prestare questa maglia ritardato. Bravo. Oh, ma avete visto tipo Manny Fresh a quanto pare è andato in coma clinico? Potrebbe essere una minchiata, però è una minchiata, dai. Dai, io non ci credo. Io tipo per lui sconfiggi mai Manny. Tu si sveglia. Liberaci dei peccati, Manny Fresh. The top never stop. The Nonna. The top never stop. Cos'è che vuoi? Il film The Nonna, l'hai visto? No. Quello nuovo. L'hai visto? No. Quello nuovo. No. Non era ancora arrivata A te non era ancora arrivata la cosa. Sicuro che sei ritardato. Rassegnato qua. Oh, ha ragione. Di tocco ne metto. Questa foto. Adesso manco la che cazzo vuol dire. Tocchi no. Walkie talkie. In about. Foto, niente, blocca tutti per non rispondere. Esce dal gruppo. Oh, era andato a mangiare lo yogurt. Mi sto scassando. Gelato yogurt alle patate. Aspetta. Ora le mangio ancora le patate. Come fa a sapere che mangio le patate? Le mangiate prima. Ma porco Dio, le mangiavi tipo 5 volte al giorno. Ma davvero? Ma prima è la pizza che mangio. Mangiava le patate con la pizza e faceva spesso. Che raga, facevo incazzare 6 giorni su 7 adesso... mangiavo la pizza. Io mi ricordo solo quando ho fatto incazzare Andre e te dicendo che lui era un coltivatore di patate e tu mangiavi solo patate. E tu mangiavi patate. Che poi quindi fai sì, sai quante patate devi vendere prima di di comprarti qualcosa, non lo so. Che la c'è prova a fare un discorso tutto bello, impostare che lui si ricorda tutto bene, c'è un momento importante. Vabbè. Poi comunque tipo Andrea mi dice in un gruppo. Oh, ma io questo qui, ma come si permette? Questa confidenza subito. Buongiorno, come si permette? Perché non era questione di confidenza, perché è successo come ogni volta che succede qualcosa. Io e Moroni siamo entrati a insultare Totazzo e abbiamo beccato Andre nella mischia e Totazzo quella volta a Pro Club aveva giocato bene, allora Sven ha insultato Andre, era lui,
Minchia, lo devo rincontrare. Minchia, ragazzo fortunato, diciamo. Napoletano ti conosce. Che vita di merda. È schifo. Ma poi perché, cioè, perché sei andato da lui? E perché gli hai smoccolato casa piena di sangue? Ah, smoccolato. Perché stavo soffiando il naso, tipo, siccome era il periodo in cui prendevo sempre medicine, sto qui c'hanno l'effetto collaterale. L'Oxanax. Hanno l'effetto collaterale che tipo quando soffio, se soffio forte mi fanno... mi fanno i capelli bianchi. Anche poi, magari. No, tipo, c'è tipo il già insanguinato la casa. Spesso mi esce tipo e tipo c'è l'Andre che fa mamma e io tipo no Andre non dire mamma mamma e lui mamma mamma è successa una cosa e tipo io niente a puli a da puli mamma minchia ti sei questa dimentito? Pasta non è mai al dente un bacio. Ti sei divertito a casa di Andre? Ma voglio, non voglio. Hai visto sparatori? Che sfiga. Mica, sei finito a Napoli nel c'era andato proprio per quello, c'era andato. Parcheggiatori abusivi ce n'era. Ce n'era lì. No, ma vedi che gente... cioè... non ci puoi girare tanto in macchina da Amalfi, va. In paesi. Te la rubano, te la rubano. No, ma neanche, ma neanche. Arrivi manco al... se c'è una macchina non arrivi manco al parcheggio ad Amalfi. Per questo ci sono i parcheggiatori abusivi. Ma non li trovi perché c'è solo una strada, Amalfi, basta. Ci sono parcheggiatori abusivi da 20 anni. Scusa che mi fa scassare. Che a Napoli i parcheggiatori abusivi sono la gente che lavora. Oltre alla mafia ovviamente sono dei negri. Sono dei negri. Che bello quel video. Che cazzo no? Io lo dice con quella faccia tipo insomma sì, dei negri lo guardo tipo no. Che cazzo? No ma lo sai che ci possono discorsi da fare a casa. Io ho fatto un devasto, ha fatto quel vecchio. Eppure sono sincero, secondo me la gente ha apprezzato. Vedi, noi ci ricordiamo di lui. Chiunque si ricorderà di lui. Ah, tipo come sì. Quello lì vinsero la loro guerra. No, vinsero la guerra grazie alla loro figa. No, no, no. Non era la stessa cosa. Sì, è perché mi sì, sì, sì. Sì, è perché poi... sì, no. Al sud è così che vanno le interrogazioni. Totazzo, presente. 9. 9. Bravo, bravo. Totazzo interrogato. No. 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 Non muore così. Cazzo. No, raga, non ho sentito niente. È da memoria. Non so del discorso. Gli avrò da me, gli avrò un pezzo, pazzo. E qua dietro, 9. No, geografia, 9. Tu sei studiato per fare il pom-pom nella sua scuola. Lo stad, dove sono? Ma tu facevi geografia o te nella tua scuola? No. Ma come? Ma non facendo la scuola per fare il pompiere acquatico? Ma cosa? Il pompiere acquatico è il bambino che riempie la pistola d'acqua in acqua al mare e ti spara. Il pompiere acquatico. Ok. Figlio di una delfina e di una prostituta. La prostituta, sappiamo tutti che era il padre. Sto ricordando di quella volta che gli ho detto Tota, ma tua madre si è fatta al petto.
cazzo non me la ricordo, non mi ha fatto c'era la c'era stata al petto tua madre fatta. La madre con i capezzoli pelosi. No, ma non arriva nessuno, cazzo. Sto per un'ora fa andavo su Fallout. Come te lo fai? Cazzo. Te lo fai un avvieno per dentro. Lo stai giocando? No. A niente. Oh, come? Che palle, mi sono qualificato alla facciata. Vaffanculo. Sì. Ma quanto cazzo giochi? Ma com'è rigore? Quanto gli arcavo, si minchia, gli ho parato due rigori a questo. Sto coglione. Madonna. Il bello è che mi ero buttato tre ore prima. Ma visto dove mi sono buttato, e Sven gliela buttato sulle mani del portiere. Mi ha fatto bene. Ma voi al sud cosa mangiate oltre la pizza? Era merda. Ok, io in questo momento sono a dieta. Mangiando cazzi. Mangiano i panzerotti, gli arancini o le arancine, dipende, non mi ricordo non mai che cazzo. Poi ma mangiano i migranti. Cos'è che va? Ha detto gli scacciati di casa, i terroni. Terroni siriani. Un siriano semplicemente un siciliano. Minchia, lì a Pozzallo, sai quanti ne sono arrivati di barconi? Minchia, un botto. 5. Ma Tota, ma tu l'hai mai visto un barcone con degli immigrati? Al no. Paese tuo? A Pechino? No. A Pechino è uno sbarco. A Pechino è uno sbarco. Ci siete già voi di terroni. Ho detto che cazzo fai? Dove li mettiamo anche questi qua? C'è spazio. Oh, aspetta, sono questi che fanno. Devo fare una cosa, non mi insultare più per una trentina di secondi, sto arrivando. Grazie. Sì, certo. Perché tu pensi che sia così? No, fra, tieni che li voglio sentire, per favore, tieni. Masochista, che si fa le seghe mentre lo insulto. Sì, dillo ancora una volta, migranti. Oh. Porco schifo, lo sballo mi piace. Ancora terrone di me. Oh! Ma raga, ma voi avete visto di porco schifo? Di porco schifo quando sbocca. Cioè, io ho visto i primi due quando. No, io ho visto quello che faceva fare il flip alla bottiglia, faceva da. Super catone. Anche quello era un grande. Oh, ma tra l'altro che... prima? Mi è spuntato su Instagram Andrea Di Pre che faceva la challenge quella della canzone di Drake, Kiki. C'è ancora sto Kiki do you love. Che challenge è? Mamma mia quanto è fatto. Non la conosci quella lì, quella canto. Quella che poi escono dalla macchina e iniziano a ballare. Proprio. Ah sì, quella merda. Sì. A me piace solo quella dove c'è il tizio che caga. Perché invece l'avevo fatta io, un mio amico, la sua figurati. Aspetta, mi ho fatto roba da ritardare. Tipo, poi però ho accelerato, sono amico mio per Dio. Questa scena una vecchia. No, sono rimasto la scena piedi perché mi si tuffa dentro il finestrino, tipo. Rimane con i piedi fuori, la testa dentro. E ancora la macchina che cammina. Aspetta. Che problema. Invece di un motto, aspettate di insultare qui. Lì già lo sa, ma che cazzo? Infatti, è quello che stavo aspettando io. Dai, che porco! Non era sul gioco! Ma poi ecco, mi ricordo una cosa di un particolare di quella foto di con il lupo romano, che aveva col suo apparecchio blu. E gli faceva i tutti blu. Oh, sì, fra, sì. Sono serio di foto. Sto mandando quando avevo i capelli bianchi, perché quello accanto. Anzi aspetto. Io l'ho visto solo tipo dall'alto. Ma questa è quella che ho mandato io. Non l'ho vista nessuno, esatto. Allora aspetta. La prendo.
la prendo. Cazzo, cazzo di ammazzo. Minchia, ne ho un'altra quando avevo i capelli. L'altra ancora quando mi erano già caduti. Non lo trovo. Prima e dopo la chiesa. Akuma X-Rex. Akuma T-Rex. Akuma X-Rex, grazie. Hai visto quel video, la live dove gli fanno... Era in gruppo su Fortnite con altri ragazzi napoletani, questi qua. E vedi strano. Che gli fanno... Stavano parlando di Ciccio Gamer, gli dicono: beh, basta che vai lì, Ciccio Gamer Game Show, che cazzo era? Vai lì, parola in codice, Hakuna Matata, vedi fa. Akuma X-Rex, grazie. E poi gli altri gli fanno: no, no, Hakuna Matata, gli fanno: no, no, porca merda, Hakuna Matata. Allora, Akuma X-Rex, ho detto, a me non piace essere preso in giro. Mi sono incazzato, li ha minacciati che usciva dalla partita. Se ne andava via. È bellissimo. Poi mi fa scassare che mettono questi cassini video dentro quella fossa lì, quel cantiere che è aperto. Che è casa mia, ma come è casa tua? Bottiglia! Spacca in due. Sono veramente incazzato. Guarda quanto sono incazzato. Bottiglia! Boom! Se riguarda cosa so fare. Bottiglia! E cazzo di ritardato. Porca madonna. Poi dicono che in Italia non ci sono geni. Minchia, non li sappiamo apprezzare, secondo me. Che scemo. Il mio Milan è stato rubato dall'Arsenal. È stato rubato. Rubendini, in casa nostra. Oh. Patrizia, diglielo quanto è buona. È un po' scotta. Non è scotta per un cazzo. Non capisce niente. Questa Patrizia non è mai avvenuta. Te la sta inviando. Ho l'envio sul gruppo. Senti il panettone come sa di uovo. Sa di burro. Sa di burro. Io qua c'avevo un botto di cose, porca merda. Beh, naso dentro, lo sniffa. Quel panettone. This is my no, non lo, con i capelli verdi l'ho lasciato, non lo c'ho tolto. Minchia, ma c'hai la faccia devastata. Minchia, hai visto? Ma anzi, non ce l'ho più. Adatta ai tempi d'oro. Ma come idea? Questi sono i capelli bianchi, pezzo in tre. Dio fa? Infatti, ma il Vesuvio ce l'avevi in faccia. Minchia, serio? Porca merda. E non hai visto l'altra guancia? Minchia. Se subito c'hai in faccia. Ma like. cazzo c'hai in faccia? Acchiappa la talpa. Cazzo ne so, acchiappa la talpa. Già, un pochettino l'ha scritto comunque. La falla, cioè copre la fronte. Perché c'era pure la fronte, era messa male. Adesso invece è tutto ok. Allora, aspetta, ti dico com'è la fronte. Sì, proprio bello. Dico come no, che nella fronte non c'ho più niente, fra. No, nella fronte non c'ho più niente. Non la so vista adesso. Ma sinceramente adesso mi spieghi chi è che ti ha detto che stavi bene. Non voglio capire. Tutti chi? È un paese piccolo, siamo in due. Uno tutti quelli che mi hanno visto. Mi ha detto stai bene. Immagino, no, te l'avranno detto. Un mio amico mi ha detto che stavo male. Minchia, l'unico sincero, Questi era un vero amico, bello, allora. Era un grande. Tutto ci ha litigato dopo quello. No, ancora ci esco. Continuo. Oh, GG per lui. Digli che la vorrei mandare la foto tipo di come sono adesso. Che cazzo vuol dire? Però non ho non capito. Ho paura, mi vergogno. Vabbè, ragazzi, noi scherziamo. Almeno Frozen no. Io no. Ma porca troia.
Cioè, mi vergogno, ho paura delle risposte. Non mi sembra siano state molto pacate finora, sincero. Mi da tastiera. Frozen è stato così bravo in tutti questi commenti che ha fatto ai napoletani. Come fai a aver paura dei commenti negativi? Vabbè. Ma fa strano, eh. Non lo so, però, però boh, non si possono mai sapere le cose della vita. Cosa? Che cazzo dice? Ok. Non lo so, fra, sto delirando. Sto concentrato. E delirando. Che palle, ma perché mi sono qualificato per la Weekend League? Oh, che palle. Non ho un cazzo da fare. Cioè, io ci gioco tanto e non sono ancora qualificato. E tu vai, oh, sì, perché oggi stamattina pioveva, ha diluviato. No, ma che cazzo è che non me lo Cristo Dio, non sono andato in palestra. Poi in palestra ci sono andato di pomeriggio. Minchia, dovevo fare l'allenamento, ma non l'ho fatto. Fai in palestra? Sì. A fare? A farti picchiare? A farmi picchiare vado in palestra. Con quei capelli bianchi, Dio fa. Dio fa. Se ne becchiamo uno così, no, in palestra, minchia. Ma è meno male che non lo becchiamo. Vai pure te in palestra, Frozen. No, no, volevo raccontarti una storia adesso, allora ho detto così. Ok. Mongoloide di un cane. Ho capito. Poi però okay. uno quando insulta i terroni, no? E perché ce li hai sempre con loro? No, fai bene, Frozen. Se ti stanno sul cazzo, gli devi augurare pure la morte alle persone, fra, è giusto. Ma già l'ho fatto, questo. Sta funzionando, come va? Perché con me non funziona. Sei senza capelli, tuo cane. Ma che cazzo di? Oh, ma tutti che dite sta cosa? Con me non funziona. Non ce li ho i capelli, porca puttana. Con me non funziona. Quando parli troppo presto. Dici, io non so parlare invece, non parlo troppo presto. Sono sempre qui. Senti qualcuno non ti butta fuori. Ma te, Tota, che hai intenzione di fare nella vita? La prossima no, mi dovrei imbarcare. Ne hai fumo. Dovrei imbarcare, va con gli immigrati il prossimo anno. fa l'albino. Lo ammazzano e ci mangiano il cuore. Non hai mai letto quella cosa? Che c'era il nero albino lì? In una tribù del cazzo. Un po' come al sud. Minchia, hanno preso, l'hanno ucciso e ci hanno mangiato il cuore. Ah, è vero, è vero. Hanno fatto bene. Vedevo tipo i documentari. E che ne pensi? I documentari inquadravano il cuore. E Arctic non era interessato a tutto ciò. Ma oh, che schifo. Sti negri, oh. Che mangiano. Arctic, mica sono negri. Ti fava per la fame. Ti fava per la fame. Non per i negri che mangiavano. Stavo per l'Ebola. Oh, quanti morti ha fatto? 2 milioni. 2 milioni a 0. Schere. Buono. Palla al centro. Raga, ma conoscete delle pagine Black Humor su Instagram? Sì. Me la puoi dire qualcuno? Vincenzo Caruso. Dai, non è una pagina. Fa ridere perché è Black Humor vedere. Dai, non è una pagina. Comunque dai, seriamente, se la conoscete qualche pagina Black Humor, va bene. Cerca hashtag Black Humor, madonna, ne troverai. Ah no, è fra, ci ho provato, ma non le trovo, fanno schifo. E c'è cazzo, ti bannano. Instagram non è come su Facebook. A me hanno bannato la mia pagina Black Humor. Anche perché a noi hanno bannato la pagina Black Humor. Però era palese se la bannassero. Neanche il nome era giù. Anche il nome era sbagliato. Come si chiamava? Negri Humor.
L'hai cercato. Non lo so, forse ci sono quelle che c'erano. Ah no, aspetta. Se non ce l'hanno cancellata, forse sì, sai. Minchia, poi c'è stato un periodo in cui ho sfruttato l'hype di un video delle Iene con Marco Mazzoli, della pagina Facebook Marco Mazzoli che va a puttane, lì va a prostitute. Minchia, ho cambiato la pagina, una pagina che avevano mutato, l'ho cambiata e Marco Mazzoli va a prostitute. Minchia, ben 300 like nell'arco di una sera. Sfrutto l'hype. Gran serata per me. Mi chiamo Tama. Da te al sud c'è qualche personaggio famoso? A Pechino, lì dove abiti tu. Gianni Celeste. No. No. Vita di merda. Ora si ammazza. Oppure si fa i capelli bianchi. Così mi faccio ammazzare. Non li hai i capelli. Oh, ce li ho i capelli, non più. Ne hai tre, ne hai. A tre fili di capelli. Sta roba, è buona sapere. Eh sì, minchia. Vabbè, ha tre fili in testa. Li chiama capelli, più cane, sembra un Mersin. Oh, per sì. Si esatto. Oh, guarda, guarda, guarda che belli sti capelli. Vedi che tutto pelato, c'è un ciuffo davanti. Guarda che belli, mi stanno bene. Con la parrucca. Minchia, che se vado al parrucchiere per farsi fare la sfumatura, quello gli taglia un capello. Io tutto si esplode. Oh, ne ho tre. Che combini, mostro. Mostro. GG. Ma vero, ne hai tagliato uno? Sì, ma nove. Una trappola, una trappola. Vi prego, qualcuno metta qualcosa. Ma voi li sentite tipo del cioè di Radio 105, dello zoo, li sentite gli scherzi che fanno? Sì, sì. Tipo la roba dei medicinali tarocchi. Farma merda. Tipo... Sì, sì. E la roba lì mi fa pisciare. La sento una volta ogni tre mesi, ma ogni volta che la sento. Ma recentemente la roba che mi ha fatto più ridere è quando nel Wonderland è andato a fare gli scherzi con i vecchietti ultracentenari che non sentivano un cazzo. con ad Amplifon, minchia. Mi ha fatto scherzare quello lì. Però le robe più belle di tutte sono i test di personalità che ha fatto, quelli mi fanno morire. Esatto, quelli lì. Mamma mia. Me ne hai fatto le immagini. C'è quel libro, porca troia mia. Quello là del signor Cappella me l'ha fatto piegare. Quello lì quando gli ho detto, ecco, la vecchia Roma. Con Amplifon, che fa, non la sento, Minchia, tanta se ti ha fatto scassare quello dovresti sentire quelli nuovi di Amplifon. Mamma mia. L'hanno telefonata con dei vecchietti assurdi, cioè. Non la sento. Raga, mettetelo. Vi prego. Minchia, bisogna andare a cercarselo nell'episodio, quello è il problema, che mi pare non l'hanno ancora messo su YouTube. Forse sul sito proprio dello zoo. Madonna, guarda Totazzo. Meclemore con i capelli bianchi, Totazzo. Peccato, ora sì, non... Oh, Tota, sei Meclemore. È più Mac. Grazie, che... fratello. Che... con uno schiaffo gli hanno tirato un botto di schiaffi nella guancia, però sono i Mac. Per in fronte a sto punto. Oh minchia, Tota, guardati Macklemore, che scarpe che si è fatto fare dalla Jordan. Vediamo. Aspetta, troppo belle. Troppo GG. Hai visto che Sfera ha firmato il contratto con Jordan? Sì, sì. Ha rotto i coglioni. Con l'immagine lì l'ho photoshoppata, ho messo la faccia di Lucio Baldazzi. L'ho vista.
L'avevi messo nelle storie, dove cazzo l'avevi messo? Sì, sì, anche. Parte. Anche nelle storie l'ho messo. Sono spettacolari le foto photoshoppate di Paolo Noi su Instagram. Madonna, veramente. Io devo photoshopparmi una nuova foto profilo qua. Sto pensando attentamente a cosa con fare. Follettina. La bollettina quando tiene in braccio la bambolare porna che ti mette a fiare. Oppure quando mette lo zoom. O se no diventi la bambolare porna. È finita. Ti tiene in braccio follettina. No. È finita. Qualcuno qua mi ha dato un'idea. Diventa anche tu una bambolare porna. Minchia, se no sdoppio follettina e divento anche io follettina. Cercando tipo una faccia in cui guarda male. E la metto anche una mia. No, devi farti una foto intanto che dai il bacio al nulla e poi ti photoshoppi. E no, è qui che vi sbagliate, cari miei haters. È schifo. Minchia, questo è troppo forte, non mi ha fatto fare un tiro in porta. In primo tempo. Mi sta dando merda. Ma questo è il napoletano che ha commentato. E casca. E se casca l'aereo. Vedi che sono napoletani di merda. Che sono i napoletani tumori. Sono pieno di amici del nord. Nessuno commenta il mio stato su Drag Fashion Club. Se non tipo una che scrive a me cosa mi regali col cuoricino. E poi arriva il napoletano che risponde con e se casca l'aereo. Finché ma spero tu muoio, tumore di merda. Bastardo. Io non posso quittare sta partita. Dov'è? Non ho più uno. Sei handicappato? Sì. Sì, in effetti. In effetti, che cazzo è? Che domande fai, scusa? No, porco dio. Io forse mo ce l'hai col mondo. Col mondo del sud Italia. Della terra. Esatto. Quello dovrebbe essere un mondo a parte. Esatto. Un po' come l'umido. Minchia Franza, ma te lo ricordi tipo quando c'è stata la finale, tipo appunto Juventus Real Madrid? E tipo nella stazione di Napoli uno gli fa. Di telefono gli dice sì, dovrebbe cadere l'aereo, dovrebbero morire tutti. La stazione di Napoli. Non la sapevo, la sapevi questa cosa? Non la sapevo. Non la sapevo. Ti ho detto di no, Dio porco. Non la sapevi, no? Non la sapevi. No. Veramente. No. Hai visto il film? Devono morire tutti questi bastardi. Devono morire. Devi dirmi un'altra tre volte, non si sa mai che. Che magari adesso non ricordo di averlo visto. Usciamo di mia madre. Oh, ma vuoi venire a mangiare su da noi? No. Dai, oh, ma è buono. No, ma. Te Artic riesce a trovarle le scenette degli ultracentenari di Amplifon. Ho guardato. Le Wonderland di settimana scorsa. Dai, guarda, tu che non hai un cazzo da fare. Tu che non hai un cazzo da fare, dai. Metti anche quelli, non li ho. No, ho guardato sentito. Anch'io, ma non le trovavo così su YouTube. Sul sito sono più indietro che su YouTube, sì. Quelli che gliele caricano solo le puntate intere. Intanto che sono con il pista è un'ora e mezza. Ne devono guadagnare, scusa. Deve essere tipo giovedì scorso la puntata, una roba del genere. O giovedì o mercoledì, però minchia va a trovare. Andiamo sul Rainbow. Ma la smetti di non star zitto. E in due andiamo sul Rainbow. Scusa però. Si è accorto che dice cazzate. Questo qui è troppo forte. Non so cosa dirti.
Mi vabbè, però se vinci lupo anche e contrasti, io ci andavamo su Rainbow 4-0, vinci anche i contrasti, sei forte, complimenti. Però tu muoi, anche tu sia un terrorista. Se lupo è sottone, lupo perché non c'è stasera? Un altro compleanno, vero? No, c'è la partita della Roma, può essere. Sì. 10. Beh, ho vinto 5-0. Eh? Minchia, Diego ha fatto pure tripletta, ma che cazzo è? Ma contro chi gioca? Vittoria. Già ha giocato contro il Vittoria. Ha giocato da sola per 5-0. Cioè avevano il campo vuoto. Vabbè, pure la Freddy Ball ha fatto tripletta contro gli Young Boys. Appunto, gli Young Boys. Tu non sai neanche dove cazzo sono quelli degli Young Boys. Certo che lo so, testa di minchia dove sono. Dove sono? Stoglione. Dove sono? Nella super coglione. Cerca su internet. Certo che lo so, testa di minchia coglione. Vorrei cercarlo su internet. Comunque l'ho cercato prima della partita, perché volevo sapere se giocavano questo. Ma comunque sta di fatto che lo so. Testa di minchia coglione. Mi ha smerdato. Mi ha smerdato. Dio fuoco, tu sei tutto smerdato, terrone bastardo. Che coglioni che coglioni. Minchia, ma ancora non ti sei sfogato. Video sfogo per prova. Minchia, sei tipo, voglio andare. Voglio andare tipo, in ogni angolo più remoto di internet e cercare video. Sai in cui ammazzano le bambine? Ammazzano i napoletani. Ammazzano i napoletani. Minchia. Che dicono cazzate il napoletano. Hai detto ammazzano le galline o ammazzano le bambine? Perché io ho detto ma come bambine. Ho capito ammazzano le bambine. È bambine, ha detto. Ah, ok. Bambine. Bambine napoletane però. Grazie. Comunicazione di servizio. Bambina napoletana uccisa. Uccisa cassa no, stupro 4. Sì, perché puzzano tutti di formaggio? Tu te lo faccio, tu che sei schifoso come loro, perché puzzate di formaggio? Non ha nessuna risposta. Non sa, no, non sto facendo una, sto facendo una. Oh bravo, chiamo i carabinieri, chiamo i carabinieri. Ho visto, c'hai una bambina napoletana. Sì, sembra dei carabinieri su WhatsApp e scrivono. Minchia. Come farla una cosa del genere? Ok. Io ci provo comunque. Tre giorni dopo sono sempre arrestato. Non credo, ma se vuoi. Ma se vuoi, ne vale la pena. Non vuoi, ma se vuoi. Dai, lì un altro gol prendo. Porca madonna, 5 l'ho presi. 5. Ma chi sei? L'avversario. Lo fa vedere queste partite. Benfica sto vincendo. Minchia, Manchester United. Figurati se non mi va a perdere la schedina. Benfica. Figli di puttana. Minchia, ci si cappare al Madrid. Ha perso il Real Madrid. Schere. Senza Ronaldo non fanno più niente. Minchia, Bayern Monaco Ajax han pareggiato. Minchia, che cazzo lo guardo a fare la schedina? Porca madonna. Sai che più perse che vinte a sto giro. E io volevo anche mettermi lì, sai, vedere la schedina. Com'è? Com'è? Disgrazia, cazzo. Dio fa 21 tiri, 14 in porta, questo mi ha ucciso. Mi ha sventrato tutto. Come le bambine napoletane. E poi rubano. Un'altra cosa che mi sta sui coglioni. Schifose. Le prendi, prendi un ceffone.
sono Mab, mi sono infrancesito anche il numero ora. Ma vai in culo. Ma va, i cerviati ci sono visto che... Le schede... Spara, spara gli sventrali e becchi il sangue. Cazzo è questo coglione, sto cercando la macchina io. Sto cercando la madre, per menarla. Oddio. Fra... Ah no, fra... No, va bene. Che hai detto, frazio? Stavo pensando una cosa, però poi mi sono reso conto che va bene. Perché i premi delle Rivals lo danno giovedì. Ma oh, come giovedì? Ah, non c'è... No. Ah, sì. E poi all'oggi ho giocato abbastanza, sono, mi sono qualificato per la Weekend League, Division e Rivals, sono al livello 1. No, fra. Di nuovo. Veramente, questo gioco non riesco a farmelo piacere. Oh, mi sta piacendo. Stamattina ho visto che sarà collegato presto. Minchia, non si lo so, perché c'ho la sveglia alle 9 che devo fare colazione. Poi diluviale, cioè per andare in palestra, cioè poi in palestra. Poi diluviava. In palestra appunto non ci sono andato. Cazzo dovevo fare? Come stai giocando? Poi diluviava. Gioco a Prato Fiorino. Sperando che scoppi, vero? Perrone bastardo. Sì, sì. Con interna battuta, sì. Sì, sì. Ho sbagliato piccano dietro. Minchia, ogni volta spero che sia capodanno, così scoppiano le dita sui terroni di merda. Ma no, da noi no, forse succederà un nuovo, mi dispiace. Magari scoppiamo un aereo pieno di napoletani e cade a Pechino. Sì, sì. Pechino, il paese di Tortazzo. Minchia, stasera proprio non riesco a farmelo piacere sto gioco. Non riesco proprio, no? Sì, però calmo. Ma i tuoi amici sono come te? No, io sono l'unico disabile del gruppo. Importante sapere. Per il parcheggio, ti hanno preso per il parcheggio, immagino. No, perché bene o male poi andiamo col motore. Andiamo... Con il, andiamo col motore, prendono il motore di una macchina e se lo portano dietro. Li rubano. Con la moto, scusa. Andiamo... Col motore, andiamo. E dove cazzo andate col motore? Oh, ha ci rubato il motore. Quanto me dai? Quanto me dai, compa? Un motore di un bare salernitano. Un bare Esposito. Minchia, sto gioco oggi mi fa proprio incazzare. Cioè, sto dentro lo stick. Ah. Non riesco a farmelo piacere. Grazie a cazzo che non va. Minchia, mi sono scordato di cambiare modulo. Dovrebbe piacervi il doppio che te lo sta scorcando, invece.
non riesce a farselo piacere, però ci gioca. No, anzi, mi sta porco demonio, mi hai fatto sbagliare, ciao! Avevo vinto. Vai, incredibile. Com'è facile distrarre la persona. Ma quando un gioco non riesce a fartelo piacere, guardi la maschera. Ah sì, Un lag. Uno ci prova in tutti i modi, ma se no, no. Porca puttana, non ci gioco più, mi si è rotto il cazzo. Lo chiude. Vabbè, e lo cambio il gioco, vado su film. Mi chiede a Frozen, ho fatto la stessa cosa che adesso te, l'ho chiuso e l'ho riaperto. Guarda, sei ritardato. L'ho detto io, però. In realtà l'ho detto io. Ho detto Frozen. Tua madre com'è? Tua madre è com'è? L'ho già detto io. È bello che c'ho strasonno, quindi neanche vedo bene la televisione. La televisione è pure in alto. Ci sono decappato nel gruppo che mica mi distrae. mi fa ripensare ai terroni e a quanto la seconda guerra mondiale potesse essere utile in questi casi. O Hitler. Ci sono due cose nella vita che spero tornino. I want to meet your mother e Hitler. E io e Pippo. Perché mi piace. Il gran soleil. Mi piace la mia madre. Sì, però minchia 10 stagioni e lo fai finire così e sei una merda. Come che è finito? Me lo so di merda. Ah minchia, però così di merda no. Minchia, ci sono rimasto veramente male quando ho visto la fine. Sì, ma giocare, ma non mi sì, per carità, ma non così. Come lo spoilerate? Così inizia. È uno stupro. Cioè, hai buttato via tutto, in poche parole. Anche due uomini e mezzo, cioè. La morte di Charlie. Due uomini in a gamba. Due uomini e mezzo l'avete mai visto, vero? Sì, non l'ho mai seguito. Tipo il sai che Charlie, quello che si ubriaca, si scopa le tipe. Ecco, praticamente è successo che a una certa, essendo che due uomini e mezzo andava così bene in America, sto qui pretendeva $1 milione a puntata circa, che alla fine non è neanche troppo contandomi. L'hanno fatto morire, ma sai come l'hanno fatto morire? Hanno preso uno spezzone di una puntata in cui lui tornava a casa. E sai che è successo? Suona il campanello e fanno finta che gli cade un pianoforte dal cielo in testa. Ti sembra il caso? Ti sembra il caso? Cerca su YouTube Charlie Sheen Death e vedi tutto. E non capisco perché cioè no. E poi quello lì Alan apre la porta, guarda a destra e a sinistra, non c'è niente. Dai, se rinuncia, mi casca un pianoforte davanti a casa, io non sento né casino. E quando esco fuori non c'è nessuna immondizia lì. No, lì da destra e sinistra, non c'è niente. Chiude la porta. E da quel momento lì hanno messo quello giovane ricco, tipo. Tipo, no, è bruttissimo. Non ci credo, no! Dov'è che ho sbagliato a mettere la bomba, puttana di Evo? Vedi, terroni. Questi sono i loro problemi. Perun. Dove hanno messo le bombe? Ecco, qui ho sbagliato. Il peggio petardi, la bomba di Fladen. Poi glielo fai notare, è il danno del razzista. La bomba di Maradona. Anche lui proprio. La bomba di Maradona. Cos'è che vuoi? Ho visto adesso. No, ho sbagliato, ho perso. Porca puttana. Vaffanculo. No, no, cioè, quando gli casca il pianoforte è controfigura, però quando parte lì per andare è lui. Perché hanno usato una spezzone che era di un'altra puntata.
E poi io non capisco il senso. Però è Meet Your Mother, minchia, veramente. Una del... Secondo me è la scena. Cioè, la serie TV più bella che abbiamo mai visto. Proprio per come è strutturata. Perché minchia è. Cioè, è veramente, veramente bella. Poi però porca puttana, cioè farla finire così. Era piena di momenti tristi, però cioè, la rendevano figa come serie. Che non erano di quelle serie da bambini stupidi. Tipo quelle che ho guardato tanto. Breaking Bad l'avete vista? Sì, però alla fine muore. Breaking Bad a me è piaciuta. Non però bello. Anche lì. Ecco, lì però c'è da dire che la fine è stata molto più argomentata, diciamo. Cioè. Prison Break te l'hai vista, Frozen? No. Sai cosa ho iniziato a guardare? Ho guardato Atypical. Una serie TV pure quella, a me piace un tot. Vista su Netflix. Poi guardo Peaky Blinders, che mi piace un tot. Quella vorrei cominciarla pure io. Ecco, Vikings, l'avete mai visto Vikings? No, iniziate. No. È veramente bella. È bella però poi mi sono perso e non l'ho più vista. Quanto è figa la bionda però. Ci sono scene in cui è nuda. Game of Thrones è bella come sei. Il Game of Thrones non l'ho vista. E non la vedrò mai perché è troppo lunga. No, ma sono un po' più noiose le puntate. Minuti per contare che potrebbero durare due, però li metto dentro tipo stronzate, il resto. Un po' di nudo, un po' di persone che si ammazzano. Mostro, no, perfetto. Un'altra cosa che mi piaceva, che cazzo era? Oh, madonna, ti ho preso gol, perché mi distraio? Un'altra partita persa. Ah sì, è Orange is the New Black. Ma che me l'hai detto pure a me, Frozen. Eh? Non ti ha detto Arti. L'avevi consigliata pure a me, Frozen, però non l'ho mai vista. Te la sei vista? No. Oh, se sta handicappato, no. Parla. No. Continua a parlare lui, sono sicuro. Nessuno frega un cazzo di lui. Sì, comunque. È una bella serie. Poi io guardo anche, cioè guardo tipo Narcos, ho guardato il Chapo. No, quello non è il Chapo, no, fidati, Narcos è stupendo. Perché ti prende. Anche a me scassava un po' all'inizio, infatti cercavo in tutti i modi di vederla, tipo sottotitolata. Che non sottotitolata, con cioè doppiata in italiano. Non c'era, ma mi sono rassegnato. Ho capito che. E però rende di più sentirla in spagnolo. Ma io seguo in inglese perché escono prima gli episodi. Però boh, l'inglese lo capisco, quindi non mi dà fastidio. Anche se sono sottotitolato. No. Le leggo. No, ma anche a me in teoria va bene l'inglese, però lì le metto sempre tipo. Essendo che guardo El Chapo, Narcos, eccetera, sono tutte in quello spagnolo di merda. Lì per carità le cose sono intuitive, però magari ti perdi dei pezzi importanti che non capiresti, quindi rip. Oh yeah, you'll look sharp in those. You can head home to change if you like, or just do it here at the festival site. Oh man, I knew you'd be good at this. I just knew it. Cazzo, io ti sono visto. Ho visto. Porco Dio, mi fa male l'orecchio. Stranger Things. No. Non ho mai visto neanche una.
Ma io non vedo quelle serie, non vedo quelle serie così così famose. Nel senso, a parte Narcos e quelle robe che parlano di narcotraffico, non, se tipo esce una serie domani nuova, famosa, per cazzate tipo che non sembrano realistiche, non la guardo. Ecco, ho visto, vabbè, la cosa di carta. La cosa di carta ho visto pure il bel posto. Poi ho visto... ho visto... Minchia, ho preso un altro gol, porco Dio, a parlare con voi. Ho visto quella merda lì... Si chiama Fuck the World. Band of Fucking World, però l'ho visto pure il mostro di... Ah, sì, con quei due tizi. Mostro. Quello psicopatico. Quanto figa la tipa. Quanto figa quella tipa. La voglio, porco Dio. La voglia, mostro. Parla di uno psicopatico e di un linfoma. Praticamente sta tizia qui è una tizia stramba, lui pure un tizio strambo, con la differenza che lei vuole scopare, lui invece vuole ucciderla. Però in realtà lei non vuole scopare, perché non ha mai scopato. E lui praticamente dice che all'inizio quando si presenta, quando si presenta, fa che lui da piccolo ammazzava, cioè i genitori gli hanno comprato tipo una lucertola, lui l'ha ammazzata. Gli hanno comprato una rana, lui l'ha ammazzata. E che adesso sono di ammazzare un uomo. Per vedere cosa si prova. Se la finisci in un giorno, dura una puntata, dura 20 minuti. Sì, anche io l'ho visto. No. Meglio. Sembra sempre più figo, poi sminchiano. Oh, ma lei mi sa. Io vorrei vedere troppo sì. Mr. Robots, vabbè. Minchia, Mr. Robots si arriva della seconda stagione. Beh, è l'unica che ho visto io, ma giusto perché i tempi li guardavano su Italia 1 era no, perché facendo... In Italia 1. Ah, pensavo stessi parlando di quella merda di Mr. Robot. Mr. Robot solo perché facevo l'informatica, l'ho detto, oh, dovete vederla, raga, è bella. Minchia, è una merda. Ma io un po' l'ho visto, ma è troppo... Sì, ne. Ma poi c'è questo membro qui che pensava mica fosse tipo la rivoluzione quella sera. Oh, giusto, allora praticamente c'è questo che è uno sfigato, però mica, oh, è un hacker. Porco Dio, che gran serie. Perché c'era un mio amico che mi rompeva i coglioni con Gotham. L'avete mai visto Gotham? No, fastidio. No. Oh. Avete visto Gomorra? No, neanche. Suburra l'avete visto? Suburra, mamma, raga. Minchia, quella serie di un giorno me la sono sparata. Sono finito alle 5 e mezza di mattina, alle 6 e mezza sono andato a scuola. Troppo bello. Stupenda quella serie. Ma lo zingaro quanto è un fenomeno. Minchia, se... va nella chiesa, là davanti alla chiesa, e quello lì voleva sapere delle informazioni su chi c'era dentro, e quello lì prende e fa, lasciava a me, va lì, parla con delle zingare, e poi fa, allora ci sono 18 vescovi, sono tutti quanti al secondo piano, a quest'ora mangiano. E c'è quello di Romano che fa, ciao, ma siete ovunque. E lui, no, com'è, era tipo, ciao, ma siete ovunque. E lui, lo sai già, beh. Lo sai, sì. Sì. Ero molto contento. Mi fa scassare perché è uno zingaro che è capo degli zingari, ma è un ricchione. Fa scassare, poi deve scoparsi la tizia, la scena in cui deve scoparsi la tizia, ma non vuole, gliela ammazza tua sorella, cosa? Poi la cosa di Aurelio, andai, gli stanno spoilerando, si scopa la cosa, la prostituta, ah, la negra, sì. E poi gliela ammazza tua sorella, sì, io stavo parlando del frocio che doveva scoparsi la tizia di Aurelio per diventare il loro re, e poi gli dice Lascia stare, faccio io. Sì, perché sì. Quelli... Poi alla fine della prima stagione che si voleva prendere il Lamborghini. Sei sparato il segotto lì, eh? Minchia, se mi devo fare le seghe vado direttamente su altri siti, no? Avevo preso siti gerriscotti.com. Ma poi non ha senso, se non sono tipo, cioè, amico. All About Games. Ci c'è quello che diceva tipo Aurelian 50 euro, io compro un personaggio nuovo,
troppo bello, sei tipo sicuro. Shorty no I kill people, gay people. Zero. Non faceva così la canzone, cioè. Beh, il mio amico si sta amico, non lo sarà più perché si sta vedendo Temptation. Temptation, no, il mio amico di Ispia. Fattore C. Ispia. Ipsia, non è Ipsia, tota. No, è Ipsia. Oh, Frozen, cosa ne pensi di aver denunciato la Tornando con tu oggi? Ma quando? Oggi. Non l'ho visto, fa cercare. Quanto sarà apparso su YouTube? Se tu YouTube è in live che mi sta... Oh, è in live, Tony Tubo, pa' copedi! È strano. Ha visto che uno ha trovato Ronaldo? Secondo te lì, non va a vederlo? Uno commenta con pure un autistico l'avrebbe trovato con tutti quei FIFA points. Sta giocando Tony Turbo e sta... Non lo so se sta vincendo o perdendo. Sei napoletano Tony Turbo? Sì. E infatti l'ultima volta quando eravamo io affrontando il gruppo lui mi ha fatto scassare quello insultato sempre. Vi faccio vedere Ronaldo perché l'ha trovato. Sì, sì. Non è Tony Turbo. Tony Turbo pure l'ha trovato, anzi. Ma spacchettando? No, Tony Turbo lo sta spacchettando, lo sta giocando. No, ha detto Ronaldo, come l'ha trovato? Spacchettando. Ah sì, è perfetto. Sì. In realtà no, di più 3.000 euro comunque di FIFA points. Minchia, però spararseli tutti a inizio anno non ha senso, tipo sparatene 200, 150 di esso e poi gli altri devo ritardare. Vedi che devo ritardare, vedi che lui è un handicappato. Che cazzo è l'esemplare degli handicappati in Italia? Cioè, lui è un giocatore competitivo e la stagione competitiva inizia a novembre. Secondo te, lui che è un personaggio competitivo dovrebbe spendere i soldi praticamente a gennaio, vero? Sei un grande, Tatazzo. Non te hai capito tutto cosa, della vita. A questa cosa ne gioco, insomma. Perdono. Ma sì, ma di porco, ma se è un pro player che deve fare top 100 già dalla prima weekend league, secondo te... No, ma la prima non è competitiva, no. L'anno scorso non era così. O sbaglio. Ma non è la prima, però lui compete già dalla prima per sì, vabbè, ho capito, sì, ho capito quello che vuoi dire. Vedo lui che c'ha chi lo fa, cioè. Chi investe su di lui. Lui che c'ha chi lo fa. Credo lui che c'ha chi lo fa. C'è chi investe su di lui che gli dice ti paghiamo sti 3.000 euro di FIFA poi. Spero anche su di te qualcuno prima o poi ti investa, bastardo. Di lo merda. Lo spero pure io ogni giorno. Fra un punto in comune. GG. Comunque Frozen, ho detto che su sto FIFA ci sono un sacco di gol di rovesciate sui calcino. Dio porco. 30.000 persone che parlano di questa cosa. Arriva anche Totazio e ne parla oggi. Due anni che oramai la gente non fa altro che parlare di questo praticamente. Da quando il gioco è uscito si lamentano solo di questo. Chiunque si lamenta di sta roba. Anche uno che gioca GTA. Totazio arriva adesso. Comunque hai notato che... E se ci ho fatto questo solo adesso, bene. Punto. Indovina il perché. Io sono stupido. Raggiunto per aprire un discorso, capito? Si sì, può provare, si vuole. Subito che mi aggredisci, tu sembri io ti provo.
Lì ho fatto proprio polentone del cazzo Torino. Non avete il sangue ardente. Se mettiamo un po' di ciccio gamer, no? La città me la muove. Sì. Oddio, quant'era la statistica poi? Lo stesso palla CSK Mosca Real Madrid, 27% CSK, 72% Real Madrid. Tiri. CSK Mosca 8 tiri, 3 in porta. Real Madrid tiri 26. 4 in porta. Su, quanto è finita? Dio porco però. Allora lo fa apposta. Quanto è finita? 5 volte l'ho detto, mongoloide. E non l'ho sentito, mica, che ti costa tipo di nuovo? 1-0. Bravo, già sartico, dici bene. E gustiamo la torta perfetta di Ginio Massari. Minchia. Sì, perfetta. Sì, papà. Sappiamo che in realtà la Canon EOS qualche cosa, comunque eccola qua, faccio vedere a voi, magari posso pure alzarmi, sai Ciccio, per fare le cose ancora più fighe, mi metto a fuoco, yes. No, papà, devi mettere la pasta per piangere al tonno, che cazzo è? Ferma sta roba, perché la pasta olio oggi? Raga, YouTube anch'io ha pubblicato un video, fish and chips abbondante ma non troppo. Benvenuti. Io non lo sento da 10 anni, sto YouTube anche. Vi volevo lasciare il vostro like. Lucia? Oddio raga. Ma ha messo gli adesivi tipo subscribe e pollicioni. Minchia vero! Guarda te! È bravo, eh! Gli ho messo il coso che non gli possono fottere il video perché c'è quella cosa bassa a destra. Comunque commenta: ciao maestro, ma cos'è sta musichetta in sottofondo? A noi piacciono i video rustici col silenzio di sound delle mascelle dell'acqua e dell'acqua calabre che rinfresca molto piacevolmente il gargarozzo di sua santità. Maestro, mi permette un suggerimento. Occhio a non diventare troppo professionale nei video. Perdi in spontaneità, che è quello che ti ha fatto avere successo. Tu sei piaciuto perché eri normalissimo e inaspettato nell'orgia narcisistica e plastificata di YouTube. Se ti allontani da quel modello diventi uguale a tutti gli altri. Sembri troppo vincente. Non sarai più simpatico come prima. Cosa vuol dire? Dopo questo commento si è mangiato mezzo pollo per il forse dello stomaco. Ha fatto un video. Ma invece di essere questo video, oddio. Ma ha fatto il video invece di essere teso, penzola, e per questo motivo sono un po' a disagio. Ma come si è telecamera? L'uccello. L'uccello, stavo dicendo io già. L'uccello qua. Oddio, mio nonno ultracentenario è un must. Come comportarsi nelle piccole discriminazioni di tutti i giorni? Possiamo fare 35 minuti, ma qua mangia una torta intera. Auguri. Auguri a Giuseppe per 18 anni. Se l'è mangiata tutta la torta. Vero, Stenzo, ma te lo ricordi del video? Lo video nei compleanni c'è la torta a parte. Ma te lo ricordi, raga, nel video dell'uccello, tipo che si alza dalla sedia e se ne va tipo 10 minuti, raga, e poi ritorna. Raga, ma perché questa torta se la mangia lui da solo, ed è una torta per i 18 anni? Di un bambino. Ma perché, ma se la torta di un bambino la mangia tutta?
quando fanno i simpatici e fanno la torta a me nella canzoncina, minchia l'ha preso seriamente, porca troia mi sono spaventato nel gioco, aiuto, mamma mia mi ha fatto cagare addosso sto coso, è spuntato che non me l'aspettavo. Minchia stavo dicendo l'ha presa seriamente, ho fatto l'ha presa seriamente. C'è quello mi fa scassare. Che uno nei commenti si chiama Acqua Calabria. E c'era un'acqua che non è quella Calabria, quella che bevo sempre. E c'è tizio lì che si chiama Acqua Calabria con l'immagine dell'acqua. Maestro, perché mi capisci con quella stupida acqua palesemente inferiore a me? E c'è uno che commenta con... Mi sono perso il mezzo polletto per rinforzare lo stomaco. È che la gente pretende. Vince raga, io stacco che domani mi alzo di nuovo presto di fuoco. Domani è lunedì. Domani è lunedì, devo ripetere matematica. Matematica, matematica. Deve ripetere con la sua ragazza. Ma che i ritardati? Vedi? Che dicono minchia? Siete dei mongoloidi in Italia, mezzi a cazzo. Vediamo quello che è il secondo giorno di università, deve sistemare delle cose per le lezioni. Cosa? Carta e penna? Carta e penna? Fra. E la penna neanche serve perché la chiedi in giro e la carta ancora bene. Chi ci pulisce il culo con la carta? Con gli appunti. Minchia, esistono i... Oh, già sverso. Minchia, mi fa entrare nel tuo gruppo dell'università? No, però non ci io non ce l'ho, le tipe. Vuoi entrare te in un gruppo dove ci sono 200 e passa persone? Io me ne sono uscito. Sì, il primo giorno che ci sono entrato me ne sono andato fuori. Mi mandi il link, voglio provarci con le tipe, mi mandi il link. Vai nel gruppo di Facebook. Cerca matricole Politecnico di Torino. Ci sono i gruppi su Facebook. Allora, matricole. Te gli dici dal tuo cognome di farti fare entrare nel gruppo. Ma il cognome di Giaffa. Tanto il primo anno va per cognomi, non per tipo di ingegneria che hai scelto. Quindi gli dici il tuo cognome e qualcuno ti aggiunge. No, ma non ci sono controlli tipo. No. Minchia, bello. No, ci sta, ci posso provare con le tipe. Non ti controllano un cazzo, di solo l'esame ti controllano se sei te, sei un tesserino universitario e se nella carta d'identità corrisponde tutto. A te puoi anche andare nelle lezioni che non c'entrano un cazzo con quello che fai te, non ti cagano. Minchia, ci sta, perché io voglio... Poi anche all'ingresso, non ti caga nessuno, passi davanti... Tipo alla segreteria, c'è a destra, non cagano mai nessuno. Sì, può entrare uno con un fucile, anche con la tracolla, no? Lì proprio nel petto, non ti dice niente. Nessuno, non c'è nessuno che controllo. Io non posso fare nulla. Io una bomba la metti come niente, quello è il problema. Io se entro con un fucile si miro, porca puttana. Si miro. Mi sparano da dietro. E mi incazzo. Oh, bene, giorno, ero con molto. Il gioco di me. Ero con Moroni che è lupo romano. Mica stavamo giocando su Fortnite. Mica c'era un tizio poverino che era accampato, spaventato dal mondo, fermo. Mica l'ho ciccato 3 volte. La puttana. Perché quello lì è iniziato a scappare. Pensa quanto era forte quel gioco. Io sai cosa ho fatto da persona per bene. L'ho lasciato andare. E io ho detto, ma sì, raga. Ma che cazzo mi frega, minchia raga, volevo solo spaventarlo, mica volevo ucciderlo. Un bravo ragazzo. Era per finta. Guarda, è la cosa migliore andare 50 di 50 e andare con quelli che non c'hanno le skill. Perché vai là, gli stai davanti tipo mezz'ora senza sparargli, poi si accorgono che sei lì, allora vedi che aprono le costruzioni e cominciano a spammare cose a caso e tu le aggiri. E li continui a guardare. Loro impanicano di più. Boh, vado a dormire. Ciao, GG per voi. Ciao. Ciao. You have arrived at your destination. Sì, diventa.
Mamma mia, siete a me. E che tra l'altro oggi poi sono arrivato all'università, faccio la caldissima. Che palle, io le odio ste robe. Allora, vado fuori, fa freddo, salgo nel pullman. Pullman pieno di gente, non c'è un finestrino aperto, sto morendo di caldo. Esco dal pullman, fa freddo. Arrivo alla metro, fa di nuovo caldo. Esco dalla metro, fa freddo, entro in classe, fa caldo. Minchia, mi giravano i coglioni in una maniera. Malattie easy. Madonna, veramente.